A posto, gli Audi sono ok. No, è giusto, direi di sì. Che stavamo facendo? Eravamo tornati alla villa, ma dovevamo tornare alla scuola perché avevamo scoperto che c'era la dottoressa lì, l'insegnante Miss Zoe, che aveva fatto delle cose. Gli esperimenti con i serpenti o qualcosa del genere, giusto? Ok. Vabbè, tanto me lo diceva lui, andare direttamente alla scuola elementare. E andiamoci. Questa canticchia. Da quando siamo partiti, Ai non fa che canticchiare e agitare le mani nel sedile del passeggero. Sembra che non abbia idea di ciò che stiamo, a cui stiamo per assistere. Ciò mi preoccupa. Oh, scusa, ti sto distraendo dalla guida? Non particolarmente. Stai cercando di ricordare una coreografia? Sì, è difficilissimo. Ti dispiace se mi sfogo un pochino, signor Tony? Si gira verso di me speranzosa. Sto per ricevere qualche notizia, insomma, qualche scoop dall'interno. Qui mi ha detto, abbiamo una canzone nuova. Abbiamo cambiato la lista, insomma, dei brani una settimana fa. Che vabbè, che è la set list, la lista delle canzoni che si seguono durante uno spettacolo. Quindi noi dobbiamo affrettarci a imparare le coreografie per questa nuova canzone. Sono al punto in cui ballo anche quando mangio. È così terribile? Oh, sì che lo è. Metà di ciò che ha detto mi è passato sopra la testa, ma è ovvio che è impegnata. Ma io ho capito perché piva così di fretta. I gruppi di idol hanno bisogno di molta esposizione durante il debutto per sfondare. Ecco perché P è così disperato di promuoverci da ovunque. Deve essere il manager allora. Ahi, abbassa la voce. Che una cosa del genere sia successa proprio in un momento così importante. La prossima settimana è quando dovremo debuttare con la nuova canzone. Tu vedi di arrivarci viva, che in mano a me non è detto per niente. Faremo in tempo, non è vero? In che senso? Voglio dire, tutto si aggiusterà per allora, no? Questa faccenda del marchio degli spiriti? Beh, nessuno lo sa, ma in realtà, per mia esperienza, o si risolve o muori prima, quindi diciamo, il problema non si pone. Dopotutto non c'è modo di sapere se saremo ancora vivi domani. Nessuno sa cosa accadrà. Ma non perdere mai la speranza. Il pugno lucente della giustizia distruggerà il male che si annida nell'ombra. Giusto? Sono per caso testi di una canzone? È della nostra canzone di debutto, la più popolare. D'accordo, farò del mio meglio. Se dovessi perdere vorrebbe dire che Lo e Niro cantano menzogne. Insomma, rivolge un energico inchino al suo pubblico invisibile. I corni del suo costume mi colpiscono direttamente in fronte. Facciamo pure un incidente. Oddio, mi spiace tanto. Ci stiamo portando una cretina, ci stiamo portando lì, pensiamo. Più passa il tempo e più il mio dubbio sul fatto che ci sia o ci faccia, sì. Si dissipa. E siamo arrivati a scuola. Tutto torna, tutto torna al punto di partenza. Questo luogo sembra più infestato di quanto mi aspettassi. Avremmo dovuto farle qui la ripresa. Allora, che facciamo? Insomma,
Ehi, uomo, buonasera. Le spiego ciò che è successo l'ultima volta. Solo un riassunto rapido, ma dovrebbe essere sufficiente. Non c'è molto da indagare al primo piano. Dobbiamo controllare il secondo piano. Ok, andiamo allora. D'accordo, muoviamoci. No, no, è il capitolo successivo. È il bambino, fiori, ciccione. È il quarto capitolo questo. Ma siamo tornati alla scuola perché al secondo piano c'era un'altra cosa da indagare, dove c'erano i serpenti la prima volta. Infatti ho indagato perché ieri mi è morta la bambina lì. Ho capito, mi sono cercato per capire quale fosse la scelta sbagliata. E in tutta onestà avrei voluto azzeccarla a caso, ma non credo che mi sarebbe arrivata quel guizzo di genio di capire che dovevo andare là invece che qua, perché poi succedeva quello, cioè. Quindi no. No, tu parli del primo caso, il bambino, la ragazzina, la liceale. Lì sì, lì perché pare che se avessi scelto il rossetto invece che il faretto rosso lì, che il razzetto rosso, si sarebbe salvata. Eppure un po' ci puoi arrivare perché sapendo che gli piaceva truccarsi al ragazzino lì, magari capivi che tra le cose rosse quella più a fuoco era quella. Però avevamo trovato quel razzetto lì e c'era proprio un'indicazione abbastanza chiara del fatto che potesse spaventarlo, credo. Per quelli lì mi ha proprio deragliato il penile. Era proprio sicuro che fosse quello giusto. No, ieri è morta la bambina che stava con noi, quella nel caso della sposa. E lì perché c'erano tre località da scegliere alla fine, dove andavi si svolgeva tutto allo stesso modo, perché c'era in tutti e tre i casi c'era una cabina telefonica che era, diciamo, il focus della faccenda, però in uno dei tre in particolare se andavi lì venivi salvato dal suo cane fantasma, quindi avrei dovuto ricordare, aspetta, ma in montagna c'è il cane, magari se invece di andare in questi tre a cazzo di cane andiamo in quella cabina telefonica, però onestamente conoscendomi non ci sarei mai arrivato. Uiaci. Stavo appena spiegando, perché ho cercato perché la bambina ieri è morta. Come si faceva a salvarla. Tutto molto vago, ma in realtà non è manco vago. Cioè, sì, è vago, però poi col senno di poi è tutto abbastanza sensato. Perché comunque c'è sempre un legame tra la scelta giusta e lo spettro in questione. Però a volte sì, sono cose che non. Il rossetto ci sarebbe potuto anche arrivare. Forse, ci avessi pensato un po' di più, se non fossi stato subito immediatamente convinto che fosse stato giusto l'altro, avessi avuto il dubbio dovendo scegliere, probabilmente avrei scelto quello. Questa di ieri della montagna del cane, onestamente, manco morto. Sì, Iaci, in montagna il cane la salvava, capito? Cioè, ti salvava, praticamente. Perché interveniva prima che lei uccidesse il tuo compagno, praticamente il cane. Poi ti mette l'ansia, ovviamente, chiaro, sì, tutto quello che vuoi, insomma, però ci sta, dai. L'unica cosa che mi dispiace un po' è che sono sicuro che per vedere invece il finale buono di tutto il gioco bisogna arrivarci, secondo me, senza aver fatto morire nessuno, per cui ci beccheremo quello brutto, insomma, quello normale, mettiamola così. Vabbè, ce lo guardiamo su YouTube, d'altro, dai. Ok, siamo tornati al pianerottolo con lo specchio infranto. Fisso lo specchio ricordandomi come mi sia sentito in passato. Cioè, tipo, una decina di giorni fa. Distolgo rapidamente lo sguardo. Punto la luce al soffitto, invece. Ma non c'è niente più lì. Non ci sono tracce delle rose o della. Ah, è vero che sul soffitto c'erano le rose, c'era il cadavere della tizia, c'era la ragazzetta attaccata al soffitto. Dobbiamo andare a guardare subito, dobbiamo andare avanti col gioco, ma no, non lo farei mai. Che c'è? No, non è niente. Volevo controllare una cosa. Gli spiriti possono fare un sacco di cose strane, ma possono davvero far sparire i cadaveri? Sarebbe ridicolo.
piace questa nota perché cioè, possono evocare rose dal nulla, uccidere la gente attraverso il telefono, quello che vuoi tu, ma far sparire i cadaveri. No, 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 che no, non è possibile proprio, non è possibile. Vediamo se ci sono ancora i serpenti però qua. Sì. Ah. Serpenti! Non urlare. Metto la mano sulla bocca di Ai. Non possiamo andare avanti. L'unica cosa peggiore sarebbe fare rumore e invocare qualcosa qui. Tutto a posto se ci muoviamo, se ce ne andiamo con calma. Faccio un passo indietro con prudenza. Improvvisamente, aia, i serpenti reagiscono alla mia borsa. Ah, è vero che ci abbiamo la borsa, ci abbiamo il taccuino che emette quello strano odore. Ma che? I serpenti, insomma, fanno vibrare le lingue in aria cercando di odorare qualcosa, di annusare qualcosa. Dopo un momento iniziano ad andarsene. Ah, ecco, vedi. Sì, no, i serpenti sono là, l'ho detto pure l'altra volta io. Cioè, non fanno, non scendono le scale, sono educatissimi. Sparisco nelle tenebre del corridoio prima che possa nemmeno battere gli occhi. Ho parlato, beh no, ma era previsto, cioè immaginavo che ci fosse che sarebbero spariti, perché se no non poteva andare avanti a sto capitolo. Svanisco senza emettere un suono, tutti assieme come se non fossero mai stati lì. Eh? Perché? Non lo so. Esatto, sembrava che i serpenti si stessero annusando la mia borsa. Quel quaderno rosso è all'interno. Forse questo odore mi ha fatto pensare che fossimo amici. Proviamo a percorrere il corridoio, non sono mai stato qui. Ah sì? Facciamo del nostro meglio. Va bene, entriamo. Allora, prima facciamo una bella torciata qua. Vediamo se c'è qualche talismano tipo. Il secondo piano non è coperto di rose come il primo. Non ci sono movimenti e non vedo piante. Credo che il fenomeno non sia mai accaduto su questo piano. Va bene che questi spiriti si sono anche divisi i territori. Cioè, al primo piano c'era il bambino Hanako. E qua c'è l'altra tizia lì, la professoressa. La porta della sala musica è chiusa. Ok, perfetto. Quindi niente sala musica. Proprio subito dopo che ho detto stanno sempre lì. Se sono gli spiriti, uomo, sono gli spiriti che se ti ascoltano e cercano di ingannarti. Da qualche parte si sente un pianoforte. Era un pianoforte quello? Trattengo il respiro e insomma, cerco di aguzzare la vista, aguzzare gli orecchi, tendere l'orecchio. Ma non sembra che ci sia nessuno. Oh! Raccoglie qualcosa dal pavimento. È un pezzo di musica. Come si chiamano? Uno spartito, ecco, fondamentalmente. Mi veniva. Tinkle Tinkle Little Star. Ti prego, dimmi che non c'è una parte in cui devo suonare le note della cosa, perché io sono negato su questa cosa. Sembra musica per pianoforte. Ah, quanti ricordi, suonavo questa canzone quando ero piccola. Solo il piano? Beh, più o meno. Sono una cantante dopo tutto. Sì, questo lo so. Beh, quindi controllo su di te in quel caso. Ok, ci penso io. In mano all'arte. Ottimo titolo. Ciao CPS. Eh sì. Borsa. Borsa abbiamo questa. Vabbè, Twinkle Twinkle Little Star. Vabbè, la conoscete tutti, immagino. Allora, quindi un'altra volta, tutte piene di buchi su ste cacchio di aule, ma che?
Oh, c'è una cosa lì, c'è la lavagna tutta sgarrupata qua. Oh, no, finestra. Guardo il cortile della scuola dalla finestra, ma non vedo nessun movimento. La lavagna è coperta di scheggiature, graffi, probabilmente troppo danneggiata per essere utilizzabile. Quindi questa classe non serve a una beniamata cippa. Avrei sperato almeno in un talismano inguattato da qualche parte, ma... Vabbè. Noi potevamo disegnare qualche posa in più per i personaggi, ma pure qualche stanza diversa in più. Cioè, proprio queste stanze qua sono sempre stesse, cioè, tutte le quali. Si dovesse servire in note anglofone. Ah, è vero che poi gli americani, gli inglesi, non so di giapponese come funziona, immagino che prendano la stessa inglese in questo caso, sono quelle note lì, insomma, manco do re mi fa sol e compagnia bella, CG e via dicendo. Che vagamente sul pianoforte magari riesco pure a trovarle le note, però. Il pavimento fa riecheggiare i nostri passi. Dobbiamo assicurarci che lo spirito non ci senta. Vuoi ciccio proprio fa. Che nostalgia quell'ala mi ricorda tanto le condizioni in cui era quella del mio 27. Beh, ci siamo passati tutti. Io quando stavo al liceo, il nostro liceo era in realtà era un. Era dentro un condominio. Per cui c'era un piano di questo condominio che era stato adibito a liceo. Per cui c'erano delle case, delle aule che erano delle tipo degli appartamenti, quindi di dimensioni molto variabili. E le pareti erano fatte non so di cosa, ma si potevano bucare con le penne, con la penna praticamente. Quindi c'erano diverse classi che comunicavano letteralmente, esatto che c'erano dei buchi in fondo con cui si parlava da una classe all'altra. Che bei tempi, allora. E dopo il momento libro cuore, allora, proseguiamo. Grazie per la versione in lingua comprensibile. Invece ho visto di sfuggita perché non volevo troppo, non volevo spoilerarmi nemmeno un mostro. Il trailer diciamo, del secondo capitolo, non si è capito quello che hanno annunciato oggi che uscirà ad ottobre. Che non è un sequel, dice che è un capitolo gemello, quindi saranno contemporanei forse. Mi piace l'approccio che hanno preso con quello, perché questo qua si svolge in posti inquietanti. Quello invece fa il contrario, cioè sono posti comunissimi di tutti i giorni in cui succede qualcosa di inquietante, che mi piace molto come atmosfera. Ne so, tipo che ti bussano alla porta, ti affacci, non vedi nessuno, poi che ne so, poi scopri, vedi qualcosina di lontano, non sei sicuro, quelle robe lì, quelle sono ancora più inquietanti. Ottimo il condominio, la palestra della succursale era una cappella sconsacrata. Noi ci avevamo una parte, l'altra parte però era un altro pezzo diciamo, dello stabile, era un ex mulino. Che in realtà c'erano gli ex mulini Marzoli a Torre del Greco che ho alzato un po' tutto, sono stati in scuola, sono stati un parcheggio tipo, e adesso c'è il comune lì praticamente, ci hanno trasferito il comune. Cosa che non ho apprezzato moltissimo perché è molto più lontana di dove stava prima. Purtroppo, quella volta che ci devo andare, mi devo camminare un po' di più. Ho visto che l'hai messo su Discord, sì. La mia era una scuola normale, anzi era nuova di pacca, beato te, sei stato fortunato. Vabbè, ma la mia carriera scolastica, dal terremoto quando ero piccolo, che ci ha fatto cambiare qualcosa come 5-6 scuole elementari, avanti e indietro, come manco i nomadi. Le medie pure erano all'interno di un parco condominio, però almeno erano più o meno una scuola, mettiamo così. Che mi sono perso? Chissà che contenti i residenti? Commerciale al fianco del centro Rai di Saxa Rubra. Ma sì, basta steorio, fatemi un oro in pieno giorno in una giornata di sole. Qual era la chicca? Scusami. Ah, hanno girato gli interni dei ragazzi della terza C, attenzione, colpo di scena. È una scrivania abbandonata. Mo mi dice di nuovo che è incredibile che si reggano così bene, no? Esatto, lo dice di tutte. Di tutte, se c'è qualcosa dentro. Un talismano. Yes.
È un pezzo di carta con diverse frasi, qualcosa che qualcuno non è riuscito a distruggere. Frammento S. Ah, quindi non è un talismano, ci avevo sperato. Ma mi dice sempre che è rotta, probabilmente non conviene passarci sotto. Niente sulla lavagna. Ok. Frammento S. Oggetto chiave, ok. Una porzione di un appunto. Onda può controllare il shock o scossa. Il this creature is no, this e che grande questo è per tenerlo rinchiuso. Ah, però aspetta. I trattini sono comunque le parole che mancano, mi sa. Wave it can control the and shock the this creature ci sta, però this creature is dead non ha senso, quindi non sarà quello. Great, this is the way to keep it locked in. Vabbè, non ha senso stare qua a cervellarci troppo. Proseguiamo. Tanto sarà, è finito quasi. Saranno altri due pezzi così, no? Eh? Cos'è questo? Capelli? Sono capelli? Beh, salviamo. Capelli si salva. Quello che non si è ancora visto degli stereotipi dell'horror giapponese è quel suono gutturale che si sente in diversi film che prodotto dagli spettri tipo Ju-on, perché non lo so fare io con la gola, quella specie di rantolo che c'è in diversi film. Inquietantissimo. Talismano. No, vento è. Ah, c'è qualcosa tra la finestra e la cornice. Dai, è un talismano. Un pezzo di carta. Yes, ok, almeno abbiamo trovato un pezzo di talismano. 1500, aggiudicato. A posto. E ci tocca guardare i capelli qua. Se sono capelli quelli. No, forse no, forse è fil di ferro. No, è fil di ferro, ok. E infatti è una massa di fil di ferro avvolta intorno alla maniglia. Ah, proprio per non farla aprire. Ok, non si rompe, ovviamente. Vabbè, ci serve una tronchesina o qualcosa del genere. Ok. Qualcosa può disintegrare il metallo? Minchia. Cioè, la prima cosa che uno pensa è cioè, mi serve un tronchese, qualcosa, non lo so, un piede di porco per sfondare tutto lì, no. Qualcosa per disintegrare il metallo. Che cazzo, un raggio laser, che vuoi? Dell'acido probabilmente vorrà. Che non abbiamo, chiaramente, però. Allora abbiamo un'accetta. È un martello. Vogliamo provare? Proviamola. Dubito che possa servire nessuno dei due, però. Prendo il martello, ma non ci faccio una mazza. Grazie. L'accetta invece, con l'accetta l'ha colpito violentemente. Fa un rumore sordo, ma ovviamente si intacca appena il fil di ferro. Se non lo colpisco. Ah, devo metterci una superficie sotto piave e poi colpire sotto. Vabbè, non ce l'abbiamo pure la superficie piatta. Ma quante cose vuoi, figlio mio? La prima cosa a cui penso in giapponese è Godzilla, il cui raggio radioattivo di Shinsekai che metà. Il raggio radioattivo di Godzilla mi. Non esco di casa senza. Alcune cose sono indispensabili, cioè bisogna averle sempre a portata di mano. Le fascette stringicavo, la colla a caldo e il velcro. Sono tre oggetti con cui si risolvono l'80% dei problemi. Allora, salviamo in continuazione. Qua già c'è qualcosa di diverso. Sono degli ideogrammi scritti col sangue, credo.
che non riesco a riconoscere. Questo è amore, credo. Credo sia ai questo. O yume, forse. Non riesco a dire, è scagnatino. E questo non saprei. Quindi no. In realtà potrebbe non essere quello che c'è un radicale in più, forse, però vabbè, sti cazzi. Le mie reminiscenze di Kanji sono quelle che so. Piantina seccata. Però c'è un pezzo di carta sporco sotto, là sotto il vaso, che è un altro frammento. Ah, un altro talismano! Così, due su due. Sciambola. McGavere parlava di duct tape. Duct tape, ok. Coltellino svizzero di perfetta metà. Eh no, io. La mia tremurti del fai da te sono quelle, le tre cose là. Fascette, velcro e colla a caldo. La scritta la lasciamo per ultima, però qua a terra ci sono delle strisce di rosso sul pavimento, puzzano come di ferro, beh, sangue ciccio. Ops. Ah, non si può fare niente? Non è interagibile? Vabbè, lo posso toccare, non posso fare niente. Ok. Vediamo qua che c'è scritto però. C'è scarabocchiato qualcosa sulla lavagna. Ai, ai, amore, vedi? Allora sì, ai ci avevo preso. Zen. Zen di che? Heisenborg. Scusate. Sembrano le lettere che le lettere compongono la parola Heisen. Ce ne sono altre, ma queste sono state cancellate. Non sono leggibili. Non so. La calligrafia è terribile. Sempre sul pezzo, ai, comunque. Heisenborg, esatto, per la stessa cosa. Vabbè, queste sono cose da vecchi, lasciamole, lasciamo stare. Aspetta un attimo, ci posso fare cose qua, è interagibile? Non credo proprio. Aizen. beh sì, ci sta, ci sta. Tanto per colpa di Alessandro, cioè per merito di Alessandro mi sono recentemente, che ne parlò sul blog tempo fa, mi sono riascoltato la sigla. C'aveva un basso funky di un certo livello. Allora, lunghe scrivanie, cioè che se ah, questo è il laboratorio scientifico di scienze. E dei grossi, come si chiama, dei lunghi lavandini. Incombo nelle tenebre di questa classe. Ricaliamoci nell'atmosfera, se no finiamo di fare, finiamo che facciamo errori. Sembra essere il laboratorio di scienze, l'ha capito persino Ai, ciccio. Ci puzza proprio qui dentro. Mi sento soffocare. È un odore irritante che brucia gli occhi. Il odore putrido riempie l'intera stanza, come se una scatola di cipolle fosse andata male. Cioè, anche così non è che ce ne possiamo andare. Cioè, nonostante, non è che possiamo andarci. Sbrighiamoci il prima possibile. Questo, infatti, è uguale a quell'altra stanza dove è successo il fattaccio col bambino lì. L'altra stanza. Lavagna inutile. Non si può fare niente, che pure i lavandini. C'è un talismano. Ah, faccia mia, mi sta buffando i talismani. È un bruttissimo segno, guarda. Pompa bestia, sì, abbastanza, sì. La scrivania è bruciata. Sembra che qui ci sono stati più danni da incendio rispetto alla stanza del personale. Probabilmente è qui che ha avuto inizio il fuoco. Ah, quindi un esperimento scientifico che è andato a male, oppure doloso. Chissà, chissà. Come sono andate le cose? Niente altro, dobbiamo entrare nella stanza, quindi non c'è modo di capire sta puzza da dove viene. Ah, non ho potuto toccarla questa, effettivamente. Si poteva? Ok. È strano sto capito, stiamo veramente trovando poche cose rispetto al sodo, quindi mi viene il dubbio, capito? Comincio a stare su chi va là che mi sto perdendo qualcosa.
Pure questa stanza è praticamente identica. Vabbè che una scuola ci sta, sono uguali. Insomma. La cosa è che abbiamo tutti questi talismani, sai, è già tipo il terzo in pochissimo tempo, quindi non è un buon segno. Ma pure la stessa scatola sopra l'armadio, e che cazzo però. È figlio mio però. Non è inquietante per niente sto manichino. Non c'è la botola però, dicevo. Ok. Partiamo dai documenti, sembra una cosa più innocua. Sono materiali usati nella lezione di scienza. È una serie di libri. Materiale enciclopedia sugli animali. Ma dentro? Ne prendo uno e comincio a sfogliarne le pagine. Ci sono una tonnellata di appunti all'interno scritti in lettere sottili. Però sottili come quelle del nostro taccuino. Sono delle spiegazioni semplici per gli studenti. Prendo l'ultimo libro e quando ci guardo all'interno un pezzo di carta casca dalle pagine. Non mi dica un altro talismano. Un altro talismano? E santa pazienza. Ok, sì, ho visto che era rimasta, però non mi faceva fare niente. Non mi faceva, come dire, esaminare. Quarto talismano. Oh, se vogliamo ci torniamo, dove sta? Se c'ha il dubbio, ragno. Lo risolviamo, eh. E poi che ci vuoi fare con questa cosa? Probabilmente qui è iniziato il fuoco. Che possiamo usare? La borsa? No, vedi, non le sto usando queste cose. Semplicemente me le fa guardare. Quindi no, non è. È ufficialmente non interagibile. Perché ci sarebbe scritto tools qui, non bag. Se potessi usare un oggetto sul. Ok. A te ti lascio per ultima. Nell'armadietto di legno sembra antico. Ah, non ho. Aspetta, sai che forse non ho fatto esamina però, ho fatto solo tocca. Ma non me lo fa fare, no, non so. Sembra antico, i bordi del. Sono arrotondati, è uguale a quello di sotto. Si apre questo. Si apre facilmente, l'interno è completamente pieno di qualcosa. È pieno fino a esplodere di qualcosa. È un sacchetto della spazzatura pieno di carta tagliata, insomma. Hai davvero intenzione di portartelo appresso? Cioè no, non che mi importi qualcosa. Quando sollevo la borsa, insomma, la busta della spesa, la busta della monnezza, un pezzo di carta che non è stato strappato cade sul pavimento ai miei piedi. Lo apro e vedo diverse frasi complete. Questo. Ah, perché. Ah, ok, perché qualcuno ha provato a distruggere tutte le prove, fondamentalmente. Le ha fatte a fettine. Però qualcuno si è salvato. Ok. Frammento I. Andremo immediatamente a leggere. A un certo suono, sound wave, onde sonore, oppure musica, or music, put it to sleep, lo fanno addormentare. Orso, regaining, recuperare la vista. Will agi. It's aware of testing. Regaining sight, una parola che finisce con will. Agitate non può essere, sono tre lettere. Aging, no. Vabbè, troveremo probabilmente qualcosa. Sì, chiaro sarà la canzoncina. Sì. O quella o qualche altra cosa di sì. Apro l'armadio e guardo all'interno tutto ciò che trovo è spazzatura e polvere. Quindi ci restano le boatte di. Ah, ma sono robe tipo informaline? No, è uno scaffale pieno di sostanze chimiche. Avvicinandomi vedo dei contenitori più grandi. Ah, vedi, no, esatto. Mani, orecchie, occhi, bulbi oculari, parti del corpo usate che un tempo appartenevano a un essere umano fruttano di un liquido perfettamente conservato. Non può essere. Non esiste che l'abbiano usate come materiale da studio. Sono estremamente freschi per essere dei campioni. Però
Probabilmente perché sono stati tagliati da un corpo vivente. Ma non sembra sia passato molto tempo da quando sono stati amputati, insomma, tagliati. Non informazioni aggiunte. Ah, altro orecchio con tanto di orecchino. Poi qui c'è una fetta di qualcosa. Un altro orecchio con l'orecchino. Una mano con due anelli, due occhi qua. A parte leggiare con i corpi, con le parti di corpo umano, l'armadio ha diversi contenitori di sostanze chimiche. Questa cosa che mi ha detto di prima. Ah, c'è una grossa etichetta sul lato del contenitore. Grande Ashura in basso, che è quello che avevamo trovato negli appunti. Giù vuol dire sotto rispetto a dove ci troviamo noi, quindi al primo piano. Ricordandomi come è fatto, insomma, la pianimetria della scuola, penso che ci sia un magazzino simile al primo piano. Non sono sicuro cosa significhi, ma potrebbe essere importante. Decido di prendere l'etichetta, che non si sa mai. Possiamo toccarla, sta roba? Lo so che non sono più vivi, ma ci vuole un bel po' di coraggio per perquisire dei pezzi di cadavere. Ah, uomo dentro ho messo la mano? Ah, no, no, nello scaffale. C'è qualcosa? Beh, sì. Mi fermo prima di, insomma, di esternare la mia frustrazione. Non posso lasciare che se ne occupi AI. Ah. Allora, perquisisco le sostanze chimiche, i contenitori di formalina, i campioni non identificati, ogni angolo e centimetro. Trovo un paio di cose che posso usare. Una bottiglia trasparente con un liquido all'interno. Ho un'etichetta con una formula chimica. Una bottiglia marrone con un odore irritante. L'etichetta è marcita e illeggibile. E finalmente una bottiglia avvolta in un foglio d'alluminio, insomma. Odore vagamente di fiori, ma deve essere anch'esso una sostanza chimica. Oh, perfetto. È tutto? Una volta che ho finito di cercare in giro, mi rialzo. Un bandolo di vinile nell'angolo attira il mio sguardo, lo raccolgo e mi rendo conto che è un bandolo di vestiti strettamente avvoltolati. Insomma, che si nota di più è un camice bianco, deve essere un camice da laboratorio. Un camice bianco, beh, siamo in un laboratorio, non è una grossa sorpresa. Però si parlava in quella voce, esatto, quella storia di una fantasma vestita di bianco. Aya e Yasuoka hanno ottenuto il loro marchio mentre filmavano uno show televisivo a riguardo a Miyamachi. E tutti gli altri vestiti, insieme al camice, sono stati piegati meticolosamente. Che sia solo una coincidenza? Il barone Ashura. Eh beh, è un termine ricorrente. Allora, prima di venire al nostro amico inquietante qua. Ah, ok, formula chimica. CH3. CH2 OH. Cloruro di idrogeno. Cos'è CH3? CH. Ossido di idrogeno. Ok. Non li cercate, non mi dite cos'è. Questo dice trattare con cura, e questo è ID5, perfetto. Etanolo, perfetto. Oh, ragno subito. Vabbè. Si contenga. È un ragno. Tenga a freno la sua sete di conoscenza. È un modello anatomico molto elaborato. È pochissimo inquietante. Questo è chiaramente un cadavere vero, secondo me. Guardando da vicino noto un grosso strappo nella bocca. E lo fa apparire più grande di ciò di quanto non dovrebbe. Ichi the killer, praticamente. È come
Ah, come se gli avessero infilato un braccio dentro e non abbia resistito, diciamo, alla pressione. E quindi c'è qualcosa dentro, chiaramente. La bocca forse è rotta perché qualcuno ci ha infilato dentro la mano. Vuol dire forse che c'è qualcosa nascosto all'interno della bocca del torso? È il momento di controllare. Potrei romperlo, ma potrei anche rompere quello che c'è dentro. Non mi resta che infilarci la mano, esatto. Faccio scivolare con esitazione la mano nella bocca. C'è qualcosa di cilindrico all'interno. Lo afferro e cerco di tirarlo fuori. È la testa di un serpente! Svegliati dal movimento, i serpenti iniziano a sciamare da ogni pertugio. Attenzione! Arretro incespicando. I serpenti si ritirano lentamente all'interno del modello. A quanto pare vivono lì dentro. Sono sicuro che ci sia nascosto qualcosa lì dentro, ma per ottenerlo dobbiamo trovare un modo per calmare i serpenti. Che una di queste note forse era riferito ai... La musica con i serpenti, non mi dire. Come incantatore di serpenti? In entrambi i casi non possiamo farci un cazzo, finché non abbiamo un'idea più precisa di questa roba qua, io direi di tornarci dopo, senza azzardare cose così a cazzo di cane. Tanto abbiamo da esplorare il piano di sotto ancora. Una trasmissione? C'è la vite, un cervello. Una strana voce riecheggia insomma, nel microfono. Nell'altoparlante. Svolgete questi test immediatamente. Il tavolo! Oh, sul tavolo! Ok, insomma, l'interferenza scricchiola prima che di venire interrotta. Ci sta guardando da qualche, osservando da qualche parte? Ha parlato di un tavolo! Deve esserci qualcosa sul tavolo, diamo un'occhiata. Ecco che è ecco il tavolo. Sono andato un attimo al cesso, ho sentito Tony urlare tutto ok. Per adesso siamo ancora vivi. È il momento di controllare il tavolo, vedi. Sto G. A meno che non sia... Ah no, è questo il tavolo, mi sa. Sulla scrivania coperta di, insomma, ricoperta di equipaggiamento di laboratorio c'è una piccola matita e un problem sheet. Ah, è un test, un problema, cioè, come dire, una traccia di compito. Dobbiamo completarlo, dobbiamo rispondere alle domande. Guarda le domande, inizia il test, fermati. Guardiamo le domande. Do un'occhiata al foglio. Sembrano simboli chimici. Sembra un test di scienze. C'è scritto qualcosa in cima in lettere confuse. Remember, ricordate gli esperimenti. Esatto, ho trovato diverse bottiglie di sostanze chimiche nel magazzino lì. Erano usate in qualche esperimento? No, se le bevevano. E lo iniziamo così, senza sapere niente. Aspetta. Torno dentro qua e leggo questi appunti dell'insegnante, non si possono leggere più, perfetto. Come l'hanno detto. Un test di chimica, apposta sono fottuto. E io con la chimica non me la cavo malissimo, non neanche benissimo in realtà, però. Salviamo. Ma allo scientifico non è che si faccia tanto chimica, si fa un anno se non ricordo male. Vediamo che succede. No, che domande so.
Prendo la matita e giro il foglio. C'è pure iniziare l'esame. Il compito, dai. Il composto A è usato ampiamente come carburante o disinfettante. La sua formula chimica è CH3CHE A2, quindi era? Era 2? Vabbè, non è 4, non è 6, quindi direi sì, dai. Ed è quello che avevamo visto prima. Il composto N è un acido esemplare e contiene un sale che reagisce a vari metalli. Quale affermazione riguardo il composto N è vera? È un acido esemplare e contiene un sale che ha effetto su vari metalli. Combustibile. La pelle sì che è un acido, quindi no. Perché? Richiede un contenitore. Vabbè. 3. Puzza quando è densa e fragrante quando è sottile, quando è diluita. Che composto è? Puzza quando è densa e invece profuma quando è diluita. Che composto è? Che cazzo ne so? Ammoniaca, indole o scatole? Ammoniaca. No. Che cos'è la indole? Indole. Ah, ID5 forse? No, no, non lo sapevamo comunque. Andata maluccio, questo. Sono stati bocciati, mi sa. Sopravvissuti, ma. Ma non un bel voto abbiamo preso. Il prossimo test nella stanza accanto. Procedere lì in fretta, studente. Mi sto perdendo, devo capire cosa. Queste informazioni dove le avrei prese, scusa. Ci sono altri test. Ci stanno mettendo alla prova, eh sì, a questo servono i test. Ma perché? Sono preoccupato, ma non voglio tirare a indovinare. Un argomento più immediato sarà discusso ora che i miei sensi sono assaliti. E in più, questo affare puzza veramente. Non l'ho notato perché ero concentrato sul test. Ma anche il foglio del compito, insomma, puzza terribilmente. 100 volte peggio che quel quaderno. È come uno zoo in piena estate. Lo chiudo in una tasca a caso della mia borsa, così l'odore non si diffonde. Ai, mi stringe gli occhi. Signor Tony Pizzi, è sicuro di aver chiuso la borsa? Pu ci puzza ancora qui dentro. Eh? Hai ragione. L'odore è diventato ancora più forte invece di indebolirsi. Scusami, controllo. Guardo in basso per controllare meglio la borsa. E vedo qualcosa che sembra uno scatolo sul pavimento dietro la scrivania. La scatola più o meno. Oh. Il mio istinto capisce di che si tratta prima che il mio cervello lo faccia. Mani e piedi emergono dalla coperti sotto da insomma, dalla copertura, la coperta sporca di sangue. All'interno di quella scatola ci saranno dei pezzi di cadavere. Devo controllare per essere sicuro, ma non riesco a muovermi. Ho trovato qualcosa. Stai indietro! Il tono basso è, come dire, è come dire, violento, diciamo, che viene dalla mia bocca, fa saltare persino me. Stai là, controllo io. Dopo aver raccolto tutto il coraggio che ho, mi avvicino, tiro via la coperta. Ah, è la guardia! La guardia, che il cadavere della guardia che non troviamo più. Il cappello è familiare, pure i vestiti, non c'è niente, cioè non ci sono dubbi. È il cadavere di quella guardia, ok. Crollo in ginocchio, una terribile sensazione mi, come dire, mi sorge dal petto. Tutto bene?
C'è un cadavere. Ecco da dove veniva l'odore. La puzza. Un cadavere. Allora usciamo da qui subito, ok? Mi trascino via rigido come una marionetta. La classe accanto. Eh? Il prossimo test è nella classe accanto. Andiamo lì. Giusto. Ok, capito. Ah, è probabilmente scossa, ma sta cercando di farsi coraggio comunque. E anche, insomma, il fatto che, insomma, anche un'azione del genere, una recita come questa, insomma, una finzione come questa, torna utile in un momento del genere. Dopotutto non c'è tempo da sprecare. Chiunque abbia trascinato qui il cadavere potrebbe essere nascosto dietro l'angolo. Salviamo. Speriamo che il finale di questo capitolo non dipendi, cioè il fatto dipenda dalle risposte che abbiamo dato ai test. Cioè, dico la morte del compagno, perché sennò questa è già spacciata, è straspacciata. Quindi dobbiamo tornare indietro qua, alla classe prima. No? È la classe accanto. Ah, forse dobbiamo guardare questa. Esatto, anche qua c'è un altro compito, un'altra matita. Una serie di frasi lunghe, sembra un test di scienza. C'è scritto qualcosa di nuovo sopra. Leggete la lavagna. Ah. E Aizen qualcosa era questa lavagna, abbiamo visto già prima. Aizen, grazie. Quella parte leggibile, il resto è un disastro. Non so. Vabbè, sì, la calligrafia è terribile. Scusatemi un secondo, però, che devo andare a prendere l'acqua. Datemi 2 minuti. Non vi metto la musichina d'ascensore perché stonerebbe con queste atmosfere cupe del gioco, per cui vi lascio questa meravigliosa schermata di classe. Voilà. Allora, torniamo a Heisenberg qua. E boh. Indizi sempre meno. Come si dice? Meno incisivi, mi sa. Proviamoci. Iniziamo il test. Domanda numero 1. Credere nel Buddha è importante. Allora, aspetta. The Buddha è tra parentesi quadre. Parentesi graf per qualche motivo. Credere in the Buddha is important. The Buddha is most extremely vital. Ok. Dovete credere nell'incredibilmente forte grande AI. L'incredibile forte grande AI è come un angelo.
Devi cancellare il fetore della corrotta umanità e diventare tutt'uno con la natura. Questa è chiamata unità. Zen. Hai Zen, immagino a questo punto. Questa era l'unica che sapevamo vagamente. E quello che viene dopo adesso è il problema. Domanda 2. L'umanità è l'incarnazione del dolore. Uccidono altri animali. Era un'animalista estrema questa. L'umanità è. Ok. Uccide tra parentesi. I miei, insomma, compari, i miei pari serpenti anche passano ogni giorno in una situazione di miseria, di disperazione assoluta. I miei cari serpenti odiano questo mondo come odiano il sole e il calore. Ok. Questo disastro si chiama The Cree Age of Decline. The Cree Crying può essere? Non si scrive così, si scrive con la Y però. Critical, no, Cree. Krizen non lo sai, le sillabe quelle so. Ai non. Kriai non c'entra. Kri. Age of Decline. Qualche idea? Prima di leggere le risposte che ci darà pochissimo tempo. Kri 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 kri. Crispy Age of Decline. La croccante epoca del declino. Non saprei. Crisis allora, per forza. Cioè l'unica che c'entra. Sono tre lettere. No? Ma quindi è irrilevante quante trattine ci stanno in quella cazzo di. Quanti asterischi ci stanno. Ah, vero, pure le prime erano due parole. Critical deve essere allora, cazzo. Maledizione. Sento un respiro inquietante dietro di me. Roo is rich. Ah, siamo morti? Ok. Abbiamo un totale di errori fatti possibili, evidentemente. Quindi sarà critical. Al secondo Crimson, che sarà rosso allora a sto punto. Mortacci tua però. Cringe, no. Altra parola che non sopporto granché, sai. Vabbè, ma le mie fisime linguistiche sono note. Quindi Crimson o Critical? Crimson è più poetico. Poi non capisco come ci dovrei arrivare, devo essere onesto. Cioè, c'è qualche indizio qua. Cioè. È buono Grimms, ok. Domanda 3. Io porto il grande talismano di Ai, o il talismano del grande Ai Zen, a questo punto, ogni giorno e cerco la rinascita. Il talismano è importante, è un più grande tesoro del cervello, del cuore, della vita stessa. Questo viene mostrato non in parole ma in azioni. Se io cammino col talismano diventerò. Reborn? Non lo so. Questa non la so. Ah, Trine d'Ashura? Dai. Ok. Liberate di Icciantica an extinguished Sariputta.
Alla fine del foglio cosa abbiamo? Sto giro. Prossimo test, due stanze più oltre. Non entrare nella classe della porta accanto. Non andare nella porta cassaccante, nella casa perché? Forse ha un segreto, nasconde un segreto lì dentro. Ma ora voglio vederlo ancora di più. Cioè, siamo in due, siamo. Probabilmente non ci ha pensato bene prima di. Sembra come qualcosa stia colpendo la parete. Quel rumore veniva dalla stanza accanto? Come se c'è qualcosa lì dentro. Controlliamo la porta della stanza accanto, poi faremo il test. Quindi il gioco vuole che la controlli? Lo dobbiamo fare, lo facciamo sul serio? Non c'è. Ah, questa sarebbe. Ok, oh, pare che sia proprio convinto di controllare la stanza prima. Lo facciamo. Intanto non ci attacca finché non finiamo il test, probabilmente. Quindi. Proviamo. Però. Abbiamo l'acido, no? Che era questo. Potrebbe essere un acido un possente acido che scioglie il metallo. Ci proviamo? Tolgo il tappo e le verso lentamente il liquido sul filo. Se ne facessi cadere un po' sulla come dire, sulla la toppa della chiave sarebbe un problema. Con calma, un po' alla volta. C'è un suono di effervescente. E un odore che è indescrivibile. Ma sembra stia funzionando come speravamo. Si scioglie? Sì. E allora. Così basta. Così può bastare. Tiro di nuovo il filo. E stavolta si stacca dalla serratura. Fico, sei intelligente, signor Tony Pizza? No, sei tu che sei cretina. Non so come rispondere a una cosa del genere, ma in ogni modo possiamo indagare dentro la casa. Anzi, guardiamo all'interno. Buttata la bottiglietta, ok. Attenzione, attenzione. Questi non sono festoni per festeggiare qualcosa. Ma guarda a terra! Nel momento in cui apro la porta dell'aula, qualcosa luccica nelle tenebre. Poi un orribile odore mi fa venire un conato. È sangue? E guarda che c'è a terra, cioè è un macello praticamente. Sotto i miei piedi sembra che stia calpestando qualcosa di morbido, come il fango. Punto la luce nella stanza. E non è fango, sono frattaglie. Che cos'è questa stanza? È come se avessi messo i piedi in un mattatoio. La scena dinanzi a me è terrificante. Organi sparsi sul pavimento, pezzi di carne, una quantità inverosimile di sangue. E teste di animali dagli occhi vitrei allineati sulle scrivanie. Hai. Casca al terra, cioè, scivola sul pavimento coprendosi la bocca. La parola rito sacrificale mi torna. Mi vengono in mente le parole rito sacrificale. Ma che diamine? Diamo un'occhiata, dobbiamo guardare in giro. Cercando di convincere me stesso ripetendolo due volte. Improvvisamente. Eh? C'è un suono proveniente dal davanzale della finestra. C'è
C'è qualcuno? Mi faccio stare attraverso le teste di animali per sbirciare con prudenza alla fila di scrivanie vicino alla finestra. C'è una tizia nuda, avvolta da infiniti serpenti. La donna sembra quasi un animale che attenda di venire fatto a pezzi, vivisezionato. E chi l'ha ridotto in questo stato probabilmente è proprio questa intenzione. Ehi, aiutatemi, sono... Ah, vieni ad aiutarmi, qualcuno è intrappolato. Bomba a merda però, ah no, ciao vince. Li afferriamo per le gambe e ci spicciamo a tirarla fuori dallo sciame di... insomma, dal mucchio di serpenti. Temo, ho paura per i morsi, ma non vedo altre ferite. Stai bene? Tieni duro. E hai a parlare, ma la donna non risponde. I suoi occhi sono mezzi socchiusi e fissano il vuoto. Non possiamo lasciarla morire, riportiamola alla villa. Sarà in grado di camminare se l'aiutiamo. Certo, ma è nuda. È davvero il momento di preoccuparsi di una cosa del genere? A proposito di vestiti, abbiamo quelli, esatto, abbiamo i vestiti trovati prima. Ho appena ricordato, ecco, puoi mettersi questi. Srotolo il bandolo di vestiti e tiro fuori il camice da laboratorio perché lo indossi. Oh yeah! Ah, quel luogo è fuori lì, come dire, è riservato. Il suono della trasmissione riverbera nella stanza. La mia torcia si spegne. La torcia di questo c'ha lo spegnimento proprio, come si dice, a tempo proprio. Oh, quanto manca? Poche ore prima di morire. Perfetto. Dannazione, se ne è accorta. Che facciamo? Dobbiamo uscire da qui. Conosco la mappa della scuola abbastanza bene. Dovrei riuscire a trovare la strada senza una luce. Dobbiamo sbrigarci. Aiutiamola a sollevarsi. Ah, siamo scappati in automatico. Ai prende un, insomma, tira un sospiro profondo dal sedile posteriore. Sembra, come dire, il sospiro di una vecchia, di una persona anziana e stanca del mondo. Oh, hai pensato che sembravo una vecchia? Non mi importa cosa pensi. Non sto recitando adesso, sono in pausa. È questo che viene chiamato intuito femminile? O mi ha letto la mente? Quella donna se la caverà, eh? L'abbiamo coperta con il camice del laboratorio, ma esito ancora a guardare nello specchietto retrovisore. Non fissare come dire, la riservatezza è importante nell'emergenza, persino nell'emergenza. Non sto sbirciando, prometto. Faccio il mio meglio per non farlo, avanti. Sembra esausta ma calma, forse sta dormendo. Signor Tony Pitts? Io l'ho visto. Cosa hai visto? Provo a tenere il mio tono il più innocente possibile. Il marchio sul suo corpo. Ah, ce l'ha pure lei. Quando le abbiamo fatto indossare il camice. Oh. Quindi abbiamo aggiunto un'altra persona alle nostre file. Il mio cuore, come dire, ho un groppo in gola quando penso che dovrò spiegarle tutta la verità. Ma non vuol dire che posso evitare di farlo. Dovremmo dirglielo. Già. Spero che non si deprima. Sta reagendo in maniera sorprendentemente, come dire, posata. Forse l'ho imparato, insomma, per sopravvivere nel mondo dell'intrattenimento. Io ho un nome, sai? Ah, è la donna. Ok,
La donna misteriosa sembrava addormentata, ma improvvisamente parla. Eri sveglia? Scusa, non sappiamo il tuo nome. Madoka Hiro. Non mi importa cosa accada, mi importa solo cioè voglio solo farmi una doccia prima possibile. Non hai tutti i torti. Bentornati. Oh, e chi è questa persona con voi? Dopo, vatti a fare un bagno. Vai a preparare un bagno. Poggiamo la pallida Hiro sul divano. Immediatamente iniziamo a, come dire, a sistemare le ferite. A medicarle le ferite. Con la sua guida riusciamo insomma, a medicarlo a modo. È gonfia, c'ha molti gonfiori. Gonfia insomma, in più punti. Ma perlomeno sembra che nessuno dei serpenti fosse velenoso. Una volta finito, il suo volto recupera gradualmente colore. Ce la fai vedere che faccia c'ha? Ah. Un meganecco. Hiro emerge dalle scale indossando i vestiti che abbiamo trovato nel laboratorio. A quanto pare erano suoi. Ah. Perfetto. Ero quasi morta. Grazie per avermi salvato, immagino. A giudicare dal commento buttato lì, sembra che abbia recuperato la compostezza. È ancora molto pallida, ma non sembra scossa. Volevano tormentarmi, non uccidermi. È, come dire, è un piccolo, come dire, una piccola vittoria, insomma. Altrimenti sarei morta soffocata per il veleno o sarei cibo per serpenti. Gli spiriti trascinano i viventi negli abissi della disperazione prima di ucciderli. È ciò che mi ha detto Mary. Grazie a questa nefasta natura è sopravvissuta. Sicura di sentirti bene? Scusa, senza serpenti non ti avevo riconosciuto. Non preoccuparti, sto bene. Mi riprendo in fretta. Chissà se sia vero o se sta facendo finta, ma ciononostante la sua forza emotiva, insomma, la sua forza di volontà è sconvolgente. Che ci facevi nella scuola? È quello che vorrei sapere. Inseguivo una donna chiamata Manabi Zukawa. Devo essere svenuta. Quando mi sono svegliata, ero lì. Zukawa, Zu. Che sia Miss Zu, la signorina Zo? Fiorina Zoo? Oh sì, ho sentito che quello era il suo soprannome quando insegnava. Quindi, perché inseguivi? Aspetta, la mia domanda prima. Chi siete voi? Giustamente. Le diamo insomma, un resoconto rapido della situazione. Ascolta con calma, ma posso capire la sua espressione che non è convinta. E senza la bambola parlante è difficile convincere le persone, effettivamente. Capisco, capisco. Però crederci è un altro discorso. Dici che Zukawa può essere di po è diventata un mostro disumano? Risparmiatela per quando vuoi scrivere un racconto dell'horror. Il suo volto si, come dire, si scuote per un attimo. Com'è che conosci la signorina Zukawa? È una collega da laboratorio. Non molte donne lavorano lì, quindi finiamo per chiacchierare tra di noi. E nel momento in cui abbasso la guardia, a quanto pare Zukawa le ha causato dei problemi. Ha rubato qualcosa di molto importante. In principio non avevo idea di che fine avesse fatto, ma ho cercato la sua stanza, nella sua stanza al dormitorio e ho scoperto dove si era rifugiata. Going Offer? Ah, stando alle sue, insomma, acquisti recenti sulla carta di credito, ha fatto acquisti nella città di H. Cosa? Uno spirito che fa acquisti? La gente si farebbe prendere dal panico se succedesse qualcosa del genere in una, insomma, in una salumeria. Cosa? Ma non dirmi che sei seria. Aspetta, ma io ti conosco, tu sei Aikashiwagi delle Love and Hero? Sembravi stupida in TV, quindi evidentemente non facevi finta. Attenzione, la ragazza c'ha. È impertinente la dottoressa qua. Ehi, che maleducata.
Che poi lei sia una cretina, questo è poco ma sicuro. Supponiamo che abbiate ragione e che sia diventato un mostro. Di certo non uscirebbe in pubblico. Ovviamente ho usato il telefono, ho controllato persino con la compagnia dei telefoni. Una voce di donna gli ha chiesto di portare la merce a un'area designata. Ha pagato in anticipo con un bonifico. Quindi la compagnia ha consegnato come io, secondo gli ordini. Ah, il luogo della consegna è un magazzino presso la scuola elementare, che è il magazzino che sarà sotto la stanza di prima, no? E che genere di merci erano? Animali. Non ho idea di quali legami lei abbia, insomma, che amicizie abbia, ma vengono da negozi di animali e ranch. Cani, gatti, maiali, serpenti, cavalli. È riuscita persino ad avere delle renne e degli struzzi. Mercato nero. Non ha badato a spese. Con quel soprannome di signorina Zo, forse stava veramente mettendo su uno zoo. Che ne è stato di quegli animali? Ah, non se ne sarà accorta visto che era svenuta. Erano quelli massacrati in quella stanza, gli animali. Ma basandomi su ciò che ho visto in quella stanza, posso azzardare un'ipotesi. Eh sì. La renna sta là. Quindi ho aspettato al magazzino vuoto perché venisse Zucava. A un certo punto sono svenuta. La cosa successiva. Poi subito. Cioè, la cosa dopo che ricordo è che ero nuda come un verme in quella orribile posizione in cui mi avete trovato. Sono sicuro che è stata lei. Quindi. E allora che hai ricevuto il tuo marchio? Marchio? Ah, questa cicatrice, dici? Ancora non ci credo. Ma anche se Zukawa è davvero uno spirito, non me l'ha data lei. Ce l'avevo prima di venire alla città. Ok, questo non è l'ultimo capitolo, raga. Che c'è ancora un altro spirito da qualche parte. E quindi dove l'hai ottenuta? Calmo, calmo, non c'è bisogno di innervosirsi. L'ho ricevuto improvvisamente quando mi sono svegliata 9 giorni fa. Eri andata in qualche posto infestato il giorno prima? No, ribadisco, come cazzo fanno brutto tutti i personaggi quando si incazzano? Cioè, c'hanno questi sguardi irripilanti, meravigliosi. Non essere ridicola. Cioè, non so. No, no, no. Non mi accomunare a delle idol vestite in maniera inappropriata come te. E vale anche per questa cicatrice. Come se qualcosa del genere potesse ucciderti o farti venire l'amnesia. Non solo non è scientifico, è assurdo, assolutamente impossibile. Ma la tessera del CICAP, quella appesa qui. È una scettica, la signorina. Sta urlando, ma questo non nasconde il fatto che tremi come una foglia. È chiaramente più spaventata ora di quando non parlava di quando parlava degli serpenti. A quanto pare ha paura del soprannaturale, come Shaw. Non posso dirvi altro. State cercando Zukawa, no? Vi aiuterò. Ti sta bene davvero? Potresti morire. Non in progetto di farlo succedere, ma se succedesse, pazienza. Odio l'idea delle persone che sono felici semplicemente per il fatto di essere vive. Sono una studiosa. La vita serve a soddisfare le mie curiosità intellettuali. E perciò devo ottenere quella cosa che ha rubato quella megera. Quindi è più importante della tua vita stessa? Di che diavolo si tratta? Che ti ha rubato? Sembra che non voglia rispondere. Ma non abbiamo motivo per respingerla. Dovremmo accettare il suo aiuto. Ok, signor Tony Pitts, torniamo alla scuola elementare. Nuovo aggiunta, strani colleghi. Ora, domanda da 10 milioni di dollari. Ci torniamo con lei? O ci riportiamo la bimba minchia presto? Avrebbe senso andarci con lei, onestamente. Probabilmente. Ah, ma ci possiamo portare anche la vecchia? Io mi porto la vecchia a sto punto. Pure se muore la vecchia, chi se ne fotte? Scienziata scostante,
Vecchia. Più che altro perché lei è medium, magari ci portiamo per una volta tanto una che capisce di fantasmi sul set. Che tristezza che non possiamo parlare più con Mary, ci sono rimasto male, sai. Tenendo conto la fine che fanno quelle che ti porti dietro e tenendo conto che lei è molto simpatica. Lei chi, mo, la dottoressa, la scienziata o la scema? Diciamo che no, però attenzione, le donne sopra una certa età sopravvivono, perché Christie è sopravvissuta. Sono le giovani che, diciamo, le minorenni muoiono, ecco, diciamo così. Le minorenni muoiono, per cui l'idol non me la porterei appresso, onestamente. Se dobbiamo chiedere a Hiro, ciò che è accaduto in quella stanza era opera di Zukawa. L'insegnante scomparsa, Zukawa. Non c'è dubbio che ha qualcosa a che fare con la nascita della signorina Zoho. Ma si ammazza la vecchia col creep. Entriamo? Che sia Miss Zo Zukawa, qualcuno ci sta attendendo. Per liberarci del marchio non abbiamo scelta. Non siamo stati in grado di indagare a pieno la stanza in cui abbiamo salvato i Ro. Probabilmente è meglio partire da lì. Andiamo. Fammi partire da là. No, ma ha già fatta camminata, mi devo fare per forza. Perfetto. Vabbè. Quando vuole lui accelera, quando non vuole no. Quindi vuol dire che accadrà qualcosa durante il tragitto, probabilmente. No, sta succedendo niente. Niente da dire tu del fratello dello specchio qua, no? La domanda però che nasce spontanea, qual era mo la porta, la stanza questa? Ma ricordo mica se era questa o quella dopo. La scopriremo presto. Non era questa, qua è dove dobbiamo fare un altro test, quindi è quella presso. Non era manco questo, perfetto. Quante stanze sono su sto piano? Più di quanto pensassi. Questa per forza, allora, che cazzo. Che posticino. Del liquido gocciola dagli organi misteriosi appesi al soffitto. Misteriosi, sono intestini di animali. La testa di cavallo, qua. Anzi, non è un cavallo, è tipo un cinghiale, che robè. Scusate, tutto stasera. Un maiale, cos'è? Sono diverse teste di animale, insomma, decapitate in cima alle scrivanie. Sembrano veri, sono veri. Non sono sicuro di cosa sia stato usato per decapitarli, ma il taglio è stranamente netto. Ravaniamo nelle teste di animali morti, dai. Mi fa schifo, ma sarebbe un ottimo posto per nasconderci delle cose. Mi faccio forte prima di infilare una mano nella testa e infilare l'altra sulla testa e l'altra nel collo tagliato. Chi si immaginava che una testa di animale potesse essere così pesante? È come sollevare un secchio pieno d'acqua. Dopo molta fatica rovescio la testa sul fianco e c'è un oggetto di plastica color crema infilato nell'esofago. Hai trovato un altro strano oggetto, vedo. Lo tiro fuori e trovo un megafono a transistor. Ma che diavolo?
I megafoni vengono usati molto a scuola per gli eventi e le riunioni, quindi non è sorprendente. Ma che ci faceva dentro il collo di un animale? C'era bisogno di nasconderlo in un esofago? Sono quelle domande, domande, come dire, importanti. Nazukawa ha portato un sacco di animali qui. La sua insana e bizzarra passione è ovvia in questa stanza. Ti stai distraendo, tutto bene? Mi rendo conto che sono lì, fermo, con in mano un megafono che è tutto madido. No, ma cioè, no, non madido. Che gocciola un liquido giallastro. Sì, chiedo scusa. Tutto ha un significato. Se così, se è vero, allora deve essere importante anche questo. C'è ancora un po' di batteria, possiamo usarlo forse per la musica, per i serpenti, chissà. Non ci vogliamo infilare la testa anche nella capa del cervo? Che dici? Ah no, qua la scrivania stava cercando. Pezzo di carta, un pezzo di carta, diverse frasi, ah ok. È un altro documento che è frammento G. Terzo frammento. Ah, li stendo e li fisso. Ah, ma non è che si montano tra di loro? Posso leggere le frasi in ciascun frammento, ma non so come metterli assieme. Li cambio di ordine e li leggo di nuovo, li guardo di nuovo. Allora. Esatto, secondo la specifica frequenza delle onde sonore. Ok. La fine del frammento I e l'inizio del frammento G sembrano collegarsi e formare una frase. Potrei essere in grado di leggere i frammenti se li allineo. E lo devo fare adesso? In qualche modo? Non me li fa usare però, cioè. Soundwave è qua. Pro specific bla bla bla, non ci sta qua. Dove se l'è sognato? Posso usare il tavolo? E mi hai fregato, ok? Hai vinto tu, 1-0 per te. Teste animali appese alla parete, che tanto per cambiare. Di solito so distinguere l'espressione degli animali, ma tutte queste teste sembrano che siano morte soffrendo. Che sorpresa. Ce ne andiamo. Andiamo a fare l'esame? L'altro esame, che era la stanza dietro. Giusto? Dovrebbe essere questa stanza qui. E infatti, vedi, qua c'è la scrivania interagibile. Eccola qua. Carta e matita. Di che si tratta? No, matematica! No! Siamo spacciati! Siamo spacciati! Si salvi chi può! Oh, signore. Iniziamo il test. Non c'è speranza, test di matematica, un compito di matematica, è finita, è finita. Salvate donne e bambini e fuggite. Uno struzzo può correre dal primo piano della scuola al secondo piano in 3 secondi. Ok, quindi fa un piano in 3 secondi. Se la scuola avesse 5 piani, quanto ci vorrebbe per arrivare dal primo al quinto? 4 secondi. 3 secondi era giusto? 3 secondi? 12 secondi. Era 3 secondi quello prima, log. Sì, quindi fa un piano in 3 secondi, 4 piani li fa in 12 secondi, no? Ha senso? Un attimo, Brusi. Beh, l'unico divisibile per qua, per 3. Ok. Questo era facile.
Stiamo facendo degli esami, stiamo facendo degli esami di matematica, così è un problema. Domanda 2. Gli struzzi sono estremamente veloci, possono correre 60 km all'ora. 60 km all'ora. Quanti secondi ci vogliono per raggiungere un'esca umana a 30 metri di distanza? Mi dovete fare i conti, ma davvero facciamo? Che cazzo ci fa uno struzzo nella scuola? Ce l'ha portato la tizia, l'abbiamo sapevamo però. Allora, abbiamo detto che lui fa un'ora 60 km. Un'ora sono 60 minuti, quindi fa un chilometro al minuto. Ci troviamo, no? Che vuol dire che in un minuto sono 60 secondi. Lui fa 1000 metri. In 6 secondi fa 100 metri. Quindi per farne 30 ce ne mette un terzo, quindi diciamo 2 secondi. 2 secondi rotti. Ho sbagliato qualcosa? Mi sembra abbastanza giusto il conto, rifacciamo. Un'ora e 60 km, quindi 60 minuti, 60 km, semplificando, fa esattamente un chilometro al minuto, esatto. Quindi 1000 metri in 60 secondi, 100 metri in 6 secondi, 30 metri, un terzo di 6 secondi, quindi 2 secondi. Un secondo, nel senso aspetta. Non ti trovi? Cioè, non vale la calcolatrice, non vale. Conti carta e penna, eh. Cioè. Sto aspettando, hai. Se vogliamo farlo, mi serve un pezzo di carta. Che è successo? Ah, devo aver cliccato il pulsante sul tablet prendendo il cellulare. Mi sta partendo una seconda istanza di Streamlab chatbot che non volevo lanciare. Mi sembra giusto però, dai. Ah, cazzo! Circa 2 secondi! Non l'ho fatto apposta! Però è buona, è buona, è buona! Avevo ragione! Ho cliccato senza accorgermi. La vera paura è questa. Basta con sto struzzo, hai rotto il cazzo. Il calcio di uno struzzo è molto potente. Senza un airbag, una esca umana morirebbe. Quando osservi. Attenzione, nell'osservare un forte struzzo, portati un airbag. Ok. La loro specialità è prendere a calci dopo aver fatto una lunga rincorsa. Se la velocità di uno struzzo è dimezzata, quanto sarebbe forte il loro calcio? Qui c'è la fregatura. La lunga rincorsa, ma la velocità con cui prende la rincorsa influenza quanto è potente il calcio. Non credo. Secondo me c'è il trucco, cioè secondo me il calcio è potente uguale. Al massimo la lunghezza della. Cioè. Secondo me c'è il barbatrucco qua. Rileggiamo. Non abbiamo alcun dettaglio fondamentalmente specifico. Dice solo che prende una lunga rincorsa. Se la velocità è dimezzata, il calcio è. Vabbè. C'è The Sim? C'è lo sì. Ah no. È sbagliato, lo sapevo. Perché un quarto più veloce? Un quarto meno. Vabbè, non moriremo per un errore, che cazzo. Siamo stati impeccabili fino adesso. Ma siamo morti lo stesso.
Affanculo. Ci deve stare chiaramente un tetto di errori possibili, tipo tre errori. Abbiamo fatti due alla prima e quindi mo' abbiamo un margine di uno fino a mo'. Perché non l'ho capita questa? Secondo me o è spiegata male, o è tradotta male, o mi sfugge qualcosa. Perché dovrebbe. Un terzo non ha senso. È un quarto allora al massimo. Perché un terzo da metà a un terzo come ci arriviamo? Secondo me non ci sono risposte, ti trovi davanti uno struzzo. Ma lo troveremo probabilmente uno struzzo morto da qualche parte. Voi siete d'accordo su un quarto? Anche se non la capisco perché questa cosa qua, però. Infatti non l'ho capita io questa CPS, non l'ho proprio capita, dovevo vedere in originale com'era magari, ma. Non l'ho proprio capita, cioè. Perché la metà della rincorsa dovrebbe. Vabbè, però ti ho detto, da 2 si può arrivare a 4, perché. Ma da 2 a 3 non capisco perché, cioè perché dovrebbe essere un terzo airbag. Vado un quarto. Facciamo affidarci, guarda, cioè, veramente. Professore, facciamo affidarci. Abbiamo finito con gli esami o c'è ancora qualche altro? Hai disobbedito all'insegnante. Avrai un test speciale perché abbiamo visitato l'altra stanza. Recati nella stanza degli animali, che è quella accanto, immagino. Eh sì, è quella, eh. Ci sarà chiaramente lo struzzo. Attenzione allo struzzo. Struzzo incoming. Struzzo incoming, attenzione, me lo sento. Qua mi devo sedere qua, ma professore, in ultima fila. Vediamo che domande sono queste. Allì, lingue straniere, dai, questa potrebbe. Vediamo che lingua è. Non ho idea di che genere di test sia. Perfetto. Molto bene. Ma Freigi. L'intero test è scritto in una lingua straniera. Non ne capisco niente. E a quel punto Yasuoka borbotta accanto a me. Frage 1. Questa domanda è francese? Tedesco? No. Oh. Quindi abbiamo avuto culo a portarci lei? L'ho imparata al collegio. Oh, dannazione, credo di averti rivelato quanto sono vecchi. Ci abbiamo avuto culo? Oh no, sta cominciando. In ogni caso proverò a leggertele così puoi rispondere alle domande. Grande vecchia! Grande vecchia! L'idol non lo sapeva il tedesco. Ok? Allora, scelta multipla, studi sociali, sembra un test di studi sociali. Domanda 1, storia, rispondere alla seguente domanda. Nella guerra del Pacifico, quando il Giappone fu bombardato, un rifugio antiatomico, insomma, fu costruito una città d'acqua. Che sarà quello dove siamo stati? Durante che periodo si è svolta questa guerra? Che cazzo sei? La storia non lo so. Uè, Omo, sì, ti leggiamo forte e chiaro. Questa come minimo avrà fatto la seconda guerra mondiale, lo so, però. In che periodo della guerra del Pacifico?
Comunque non è così vecchia, almeno quello ci arrivavo, dai. All'inizio della guerra contro gli Stati Uniti, l'esercito imperiale giapponese attaccò le Hawaii. La flotta navale americana fu. Beh, Pearl Harbor questa? Cosa disse la FDR dell'attacco? Cazzo è FDR, mo'? Cosa disse FDR durante il discorso su Pearl Harbor? FDR per cosa sta? FDR. Federal Distri. Ah, Frank Delano Roosevelt, grazie. Frank Delano Roosevelt, giusto. Ma non potevi scriverlo per esteso, io devo capire le sigle dei tuoi cazzo di presidenti americani, figlio mio. E andiamo. Lo spazio ce l'hai, lo potevi scrivere. Era questa, mi pare. Un giorno che vivrà nell'infamia, questo non me lo ricordavo, ok. Affanculo, deretano. Vabbè, le risposte le ho prese, che no, FDR non ci avrei mai preso, che era Frank Delano Roosevelt, veramente, manco fra 20 anni, guarda. Ho pensato fosse presidente, ma non riuscivo a capire la sigla, fosse tipo, che ne so. Come si usa adesso per definire il presidente? Che quella sigla è P.O., POTUC, POPO. POTUS, Presidente degli United States, no? Questa fosse una cosa simile, ma. Vabbè, questa è l'ultima, è breve. La guerra del Pacifico è finita nel 1945. Durante quel periodo, quale nazione era alleata col Giappone? Con chi era alleato il Giappone? Con la Germania? Questo era facile. Certo, non con l'Italia. A quel punto della guerra, ho già fatto ciao ciao. Pure l'Italia, quel nel 45, c'era ancora l'Italia alleata. Che forza uguale massa per accelerazione, accelerazione, accelerazione. Mi fido, beh, cioè, mi fido proprio. Cioè. Grazie comunque. Dimezzando la velocità vabbè, si riduce a un quarto la potenza. Però questo è un test su cose che io avrei dovuto già sapere di mio, cioè, perché non sono indizi trovati nel gioco, è quello che un po' mi ruga. Basta test. C'è un test e l'ultima stanza vuota, vallo a fare immediatamente. Ma ci avrai rotto anche un po' i coglioni? Abbiamo fatto, aspetta, scienze. Storia, matematica, qual era l'altro? Non mi ricordo qual era l'altro. Infatti, nel 45 l'Italia già aveva detto no, 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 io ho cambiato idea. C'erano già liberato abbondantemente comunque nel 45, sì. Chimica, giusto, chimica. Facciamo un test d'italiano, che dici? Oh, grazie a Dio ce l'abbiamo fatto, sono invecchiato 10 anni in 5 minuti. E non ti allargare con l'invecchiamento che tu non è che c'hai grosso margine, signora mia. Voglio solo ringraziarti, non avremmo mai finito senza. Non ce l'avrei mai fatta da solo. Che culo che mi sono portato lei, però. C'è un altro test? Sì, nell'ultima stanza vuota. Mi chiedo quanto ci vorrà, quando andrà avanti. Immagino che non importi, muoviamoci. Boh, qual è l'ultima stanza vuota, però? Non mi ricordo mo qual era quella che non abbiamo. Ah, non posso. Dobbiamo uscire da qua. Ma posso salvare? Cultura generale con le domande di novella 2000. No! Degli anni poi, l'altro in cui è ambientato. È questa? No, qua ci siamo stati. Abbiamo già fatto un test qua. Quindi è quella prima ancora? Ce n'è una ancora prima, no?
Sarà questa per forza. No, alla lavagna, testa alla lavagna. Ah, è il tavolo sta lì, ok. No, che questo di che si tratta? Mo. Ah! È un test di musica. Ops! Educazione fisica. Non sono molto preparato in musica io. Prendo la matita e rivolto. Vediamo. Scelta multi davanti di musica. Let's great show the following. Vabbè. Gli animali possono essere controllati con le frequenze. L'esperimento è stato un successo. Domanda 1 è sui serpenti. Di quale suono hanno paura i serpenti? Qua già era sbroccata, vedi, mezzo schifo. No? No, ok. E vabbè, la frequenza se non era quella della stella. Non era Twinkle Twinkle Little Star. C'è qualche indizio nei testi forse, ma non mi pareva, sai, di così precisa. Sta andando benissimo stasera, sono stato più brillante le altre serate. Tanto meravigliose queste statistiche che non si capisce che cazzo servono. Io sono sempre le stesse dall'inizio del gioco. Davvero non si capisce l'utilità di questa cosa, sembrano i numeri messi lì a caso. Scusami, eh. Cioè, sound waves, bla bla bla. Ho la risposta giusta è che i serpenti non si spaventano con la musica. Perché non è vero che non si spaventino, al massimo si. È potentissimo e intelligentissimo. No, tutto me. Sono 10, 10, 9, 11. Cioè, è praticamente medio man il personaggio. Bisogna anche capire, fra l'altro, da quanto a quanto. Perché se fossero, ne so, statistica da Dungeons & Dragons, sarei veramente una merda di personaggio. Nel capire qual è il massimo, cioè. Che rispondiamo all'altra canzone? Che non c'è motivo per sceglierla? O che i serpenti non si spaventano con la musica? E infatti, The Giant Fish Song, They Aren't Scared. Non si spaventano, infatti. Al massimo si ammaliano, esatto, però. Che poi in realtà non è la musica, se non ricordo male, la faccenda dell'incantatore di serpenti non era musica, sono i movimenti che fa il fakiro che ipnotizzano il serpente, credo. Credo. Sono reminiscenze di debunking di minchiate, però. Seconda domanda è sui maiali, perfetto. Di che suono sono spaventati i maiali? Ma qua dobbiamo andare a caso, io che cazzo ne so. Ancora? Ma anche i maiali si spaventano, ma fanculo, no. Porca miseria. Pensavo ci fosse un filo conduttore, qualcosa. Ma come ci devo arrivare a queste domande? Le devo tirare a caso? Ci siamo persi qualche informazione lungo la strada? Perché. Cioè, fino a mo' sto gioco non è stato così di tirare a cazzo di cane.
O io non sto cogliendo degli indizi che sono evidenti. Cioè, queste cose le devo sapere di mio. Dall'affettatrice. Qua c'è la vita di una persona, di più persone sul filo e voi scherzate. Vergognate. Vergognate. La vogliamo salvare almeno una tizia che viene con noi. Vabbè, che vecchia, abbiamo già deciso che tanto. Giant Fish Song o Starry Sky Song? Che ne so, cioè non. E proviamo amore. Un a caso. Proviamo questo. E vaffanculo. A me fa proprio strano che non abbiamo un indizio per capirla sta cosa, quindi. Rose Rich. Okay. Chiaramente sto sbagliando qualcosa, dai. Ma la vecchia fotte zero. Vabbè, però dai, insomma. Come diceva un amico mio, un giovane poi morì. U vecchia da morì. Che quella stella è protagonista della pendica del fantasma. In che senso? Qui ci tocca il grande pesce, per qualche motivo. Mi sto sentendo molto stupido, però sarò onesto. Non mi piace indovinare a cazzo di cane così. Il pesce gigante, questa canzone del pesce gigante. Quale sarebbe questa canzone del pesce gigante? Dico lì, sta quella che fa addormentare il fantasma? Sì. Ah, è vero che l'avevamo trovata prima. Lo sapevamo da prima noi di Twinkle Tinkle, batte la pesca. Ma non penso che facciate diventare il fantasma, no? Abbiamo trovato le note lì, ma. Era uscita prima, sì, quello sì. Ma foche, ok. Ah no, sigilli. Che parlava di sigillo, parlava di animali, saranno foche. Però qua dice invece gli strumenti pericolosi sono sigillati. Quale non è sigillato? Quale non è sigillato? Grazie al cacchio GPS. Lo dovevi aspettare. Non è sigillato. Il megafono! Che vuol dire sigillato? YouTube stanno uscendo il disco? No, il mese prossimo. Che palle sta cosa. Ma non sto capendo io. Quale di questi strumenti non è sigillato? Sealed. O c'è qualcosa di significato recondito diverso in ambito musicale? Ed era un pianoforte. Armonica. E megafono. Ho cliccato megafono perché abbiamo trovato un megafono. Ho detto magari è legato in qualche modo. A meno che in questa stanza non ci fossero degli indizi, ma che appaiono dopo, quindi riperquisendola, però. Che brutta sessione questa, no? Abbiamo sentito fondo di un pianoforte, sì, però abbiamo trovato un megafono, quindi non è chiuso a chiave, forse. Va bene tutto, guarda.
Sto brancolando nel. Sto miagolando nel buio, come diceva Guzzan. Vado a dentoni. Che poi è stronza, perché pensavo che l'ultima domanda sarebbe stata sempre su queste tre qua, e quindi vabbè, sarà per forza la seconda. Invece la terza l'ha cambiata. Maledetto. Seals, che è sigilli. Gli strumenti pericolosi sono sigillati. Ok, gli utensili pericolosi. Quale di questi non è sigillato? Il pregato di. Vabbè. Piano, armonica e megafono. L'armonica. Per quale cazzo di motivo? Ho guardato la soluzione, ma non lo spiega. Perfetto. Ma stasera abbiamo sbagliato. Stasera più di quante abbiamo sbagliato in tutto il resto del gioco, perché tutte le altre 12 ore precedenti. Porca vacca. Oh, c'è scritto un cazzo, l'armonica. L'armonica non è sealed. Guarda, o è un qualche, pure qua, qualche marro di traduzione, perché l'avevo letto qualche recensione di sfuggita in cui diceva che fra i difetti c'è qualche toppata di adattamento. Però, che cazzo. Cioè, non ho proprio capita questa, cioè, non ho proprio capito cosa vuole da me. Schiuso Google, stile d'armonica, escono un sacco di risultati, forse c'è un riferimento cultura, può essere. Però non è sealed, dobbiamo scegliere quella che non è sigillata. Tra l'altro. Magari, boh, sealed armonica è qualcosa in particolare. Vieni a capire cosa sia. Siamo promossi, eh. E via. Meritatissima questa, ragazzi. Abbiamo passato gli esami. Dai. Abbiamo finito tutti. Ah, sono finiti i test, ok. Un brutto presentimento. Quindi mo scatta l'orologio, dai. Qualcosa sta per succedere. No, non è scattato l'orologio? Ok. Ah, però gli answer sheet, questi qua hanno delle informazioni, questi qua dobbiamo leggerli però. Questo è l'airbag. Questo. Il cuscino con la monnezza, dai, il sacchetto. Questo è l'equivalente di un airbag, secondo me. Se ci troviamo in una situazione in cui abbiamo uno struzzo che ci attacca, potrebbe essere questo. Questo è Grand Ashura giù. Bottiglia vuota e infiammabile, questo è l'etanolo che diceva cosa. Questa invece è l'ammoniaca. No, non era l'ammoniaca, era un'altra cosa che abbiamo sbagliato prima. Cos'era questo? Forse sì, non mi ricordo cosa c'era qui dentro. Allora, qua si dice che l'odore degli animali è così forte che fa. Ah no, non c'è niente di. No, ho detto una stronzata, non è un'informazione, è la descrizione del coso.
Sono tutti puzzolentissimi questi fogli con le risposte. Non c'è traccia di spiegazione in tutto internet. Se non compare uno struzzo entro la fine del gioco, rimarrò molto deluso. Indolo. Ci siamo bloccati. No, non ci siamo bloccati, ma ci siamo al cospetto di una serie di domande la cui risposta sembra che potessimo ottenere solo a caso, fondamentalmente. Tirando a caso. E infatti abbiamo sbagliate tutte, per. Stiamo andando allegramente a tentativi, esatto. E mo che dobbiamo fare? Scendere giù e trovare quel magazzino di cui diceva la tizia? Non si apre questo? È qua? Ah! È un talismano? Ah! Grazie, mi serviva proprio, mi serviva proprio. Ok. Ma qua lo specchio non succede niente? No. E perché è la sostanza che dà l'odore alla merda, sul serio? L'indolo? O indolo? Ah sì? Che però a basse diluizioni non puzza, cioè è profumato, diciamo. Dove sta sto magazzino, scusatemi, però? In corrispondenza della stanza dove ci sono le. Ma in corrispondenza della stanza dove c'erano le ampolle chimiche lì. Era questa, era la stanza dello staff, no? Era. No? Non si può scendere ancora a un altro piano. Era sta stanza qua di nuovo. Esatto. Dovremmo trovarci esattamente sotto il magazzino di chimica lì. Questo mi fa ricordare che qua c'è grande Ashura, esatto. Esatto. Gandashur è sotto. Ed è questa stanza qua. A meno che non sia proprio sotto qui dove stavano. Do un'occhiata in giro nella stanza. Non ci sono altri punti sospetti. A parte la botola che conduce alla stanza sotterranea. Sento del potere venire da quella parete. Dalla parete? No, dall'interno della parete. Non pensi che sia strano? È l'unico posto senza un armadio. Ah, è vero, questa. Oh, Ugra vecchio, abbiamo fatto bene a portarcela dietro, eh. Era ammoniaca, indolo e non mi ricordo l'altro, mi spiace. Però se cerchi la soluzione di questo capitolo, probabilmente lo trovi. Ora che me lo fai notare, sembra insolito, insomma, innaturale. Qualcuno ha spostato l'armadio. Che era qua l'armadio, l'ha spostato dietro qua. C'è qualcosa dietro, dentro la parete? Dobbiamo controllare. Ah no, non è così allora. È una parete senza niente sopra. Beh, abbiamo un martello. Insomma, busto sulla parete. Non so perché l'ho fatto, ma l'ho visto fare in televisione. Ed è così che si controllano le pareti. Che c'è? Non è super ovvio, ma la porzione centrale della parete sembra più pallida del resto. Se solo avessi abbastanza abilità per dire se è vuoto o no dal suono. Lo spessore sembra diverso. Questa osservazione affascinante. Che facciamo? Abbiamo un martello? Vogliamo. Che cazzo?
Poso la torcia e afferro il martello con entrambe le mani. Ah, molto coraggioso. Potrebbe attirare l'attenzione su di me, ma qui è dove c'era Hanashiko. Non penso che potrebbe venirci una, che verrà un altro spirito qua. Ci proverò una volta. Farò, abbat lo abbatterò con un solo colpo. Raccolgo il coraggio e calo il martello contro la parete con tutta la mia forza. No, l'indolo non è quello che ci ho sciolto. Con l'acido ci ho sciolto l'indolo non era il terzo. L'indolo, la risposta indolo era quella di alla domanda se è diluito ha un buon profumo, se invece è denso puzza, una cosa del genere. Dopo rileggiamo le etichette, dai. Non ci concentriamo su quella adesso. Una grossa, un grosso foro più grande di quanto mi aspettate si è aperto. Attento con ansia per vedere se ho attirato uno spirito. Fortunatamente non sembra che stia arrivando nessuno. È andato meglio del previsto. È andato incredibilmente, è andato anche troppo bene. Indaghiamo. Ok, momento di salvare e indagare. Che c'è nel buco? Con esitazione infilo la mano dentro. Ah, potevo prima osservare prima di. C'è un serpente, cazzo. Ok, c'è qualcosa dentro al buco. Posso guardare? C'è qualcosa che si agita all'interno. E che possiamo usare allora? ID5, questo qua, vedi, ha un odore fiorito, come si dice, floreale, come mi viene. Questo è l'etanolo infiammabile, però noi non abbiamo niente per dargli fuoco, pure volendo. E non abbiamo un cazzo in realtà. Provo a fare rumore col megafono, ma non penso che serva granché. Esatto, che ci faccio? Lo colpisco con l'accetta? Abbiamo solo le bottigliette, quella, questa infiammabile e questa qua, con l'odore floreale. L'ho versato all'interno, ma non è efficace. Ma l'ho svuotata, mo'? No, dovrebbe ripetere no. Proviamo quest'altra. Ok. Si agita per un po', ma poi si calma di nuovo, quindi sta ancora lì dentro. Ok. Non so che cazzo fare. Forse non dobbiamo venirci adesso. Dobbiamo fare qualcosa prima. Tipo liberarci dei serpenti nel manichino al piano di sopra e là dentro recuperare qualcosa per dar fuoco all'etanolo magari che tu lo versi e poi gli dai fuoco perché qua non abbiamo niente per dare fuoco alle cose. Ci vorrebbe un accendino. Ma se metto dentro una di queste cose che puzza, magari lui riconosce l'odore. No, ok. Fallito miseramente. Non vedo altro, no? Quindi. Il quaderno magari? No. Le uniche due cose in sospeso sono quelle, sono il manichino anatomico, quei serpenti, però anche lì non so che farci. Ma qua abbiamo provato tutto, tranne il sacco di monnezza, ma non vedo perché. E l'accetta. L'accetta ci abbiamo provato, no? Sì. Dice non serve a niente, no? Ok. E risaliamo, che te devo dire. Qua non c'è altro, no? Boh, vabbè.
Non buono, non buono. Vedete, mezzanotte e 10 qua. Volevo finirlo sto capitolo, ma si sta rivelando più complicato del normale. Vabbè, saliamo da qua a sto punto. Magari troviamo la tua talismano sul pianerottolo. Allora, dovrebbe essere proprio questo. Questi continuano a essere interagibili per qualche motivo, sta cacchio di tavolo qua. Ma è solo per avere un'indicazione di sta cosa. Che vogliamo fare? Riproviamo di nuovo con questo? Sono ufficialmente bloccato in questo momento. E fai a pezzi il manichino, i serpenti si distraggono e se ne vanno e raccogli l'oggetto da dentro. Che cazzo? Fai qualcosa, pigli l'iniziativa. Ah, il quaderno qua funziona? Ma vaffanculo, vai. Ok, quindi li distraggo con il quaderno. Ok. I serpenti si muovono lentamente, ma succede solo quello. Non credo che funzioni. Non è efficace, però siamo sulla strada giusta. Ops. Proviamo provare a usare questi. Ah, ecco che serviva tutti i test. Accumularli tutti e con questi distraiamo i test. Vabbè, ma se questa è la cosa non ci sarei arrivato mai. Ma proprio mai nella vita! Via, via, show, show! Sono pericolose? Non particolarmente, insomma. Ah, li getta alla finestra della stanza accanto e i serpenti vanno appresso dalla parte. Dimmi che c'è tipo un accendino qua dentro, dai. Non ne restano più dentro il modello. Andare a cercare risposte tra i commenti di un walkthrough giapponese, se no stanotte non ci dormivo. No, io ci avrei dormito. Però sì, che posso capire. Oh, che c'abbiamo dentro sto modello? Una scatola di carta e una chiave. Oh, fiammiferi. E chiave della stanza della musica. Suka! Oh. Oh cazzo. Mezz'ora, mezz'ora, siamo ancora, ce la possiamo ancora fare. È già passato tutto questo tempo. Yasuoka? La chiamo ansioso. Mi sento strana. La tua voce sembra come se fosse sott'acqua. Sta cominciando. Dobbiamo sbrigarci a trovare gli altri indizi rimasti. Al buco del muro! Nene! Le domande di storia erano completamente diverse dalla versione giapponese. Effettivamente, la domanda su Pearl Harbor e giapponese infami non era proprio. Chiaro, chiaro. Loro ci avranno il bombardamento di, che ne so, di Hiroshima, forse, chissà. Grazie.
Ora il gioco si ricorda che io gli ho già versato il liquido infiammabile addosso a sto coso. O no? Prendo i fiammiferi, ne accendo uno e lo getto nel foro. Oh, una colonna di fiamma blu irrompe dal fuoco. I serpenti si agitano, quindi scappano dal buco in massa. E spariscono nelle crepe del muro e oltre la porta. Quindi che c'è dentro? Dopo che l'ondata di serpenti è svanita, trovo qualcosa al pavimento. Deve essere stato trascinato fuori dal nido quando sono scappati i serpenti. Il famoso talismano di Aizen Ashura. Sembra come se i serpenti l'avessero portato apposta uscendo dal foro. Come se fossero spaventati che bruciasse per volevano salvarlo dal fuoco. Stavo cercando di proteggerlo dalle fiamme. Deve essere qualcosa di veramente importante allora. È un vecchio charm. Un vecchio talismano Shinto trovato nascosto nel magazzino. Nella parete del magazzino. C'è ricamato Aizen Ashura. Dentro c'è la carta con una, insomma, con uno schizzo, una figura umana astratta. So. È un Omamori, come si chiama? Ok. E mo? Ah, la stanza della musica. Abbiamo la chiave della stanza della musica. Giusto. No, qualche appunto importante che ci può aiutare abbiamo. Okay. I frammenti non riesco a capire che ci dobbiamo fare. Allora, stanza della musica e piano di sopra in fondo al corridoio dall'altra parte, però. Ah, vedo che è tornato comando e root dalla chat. Ci tenevo. Invece bananennanen purtroppo. Non la vedo da un po'. Non so perché la tratto come se fosse una lei, bananenna nenna, per qualche motivo, però. La stanza della musica era l'ultima, in fondo. Cioè la prima dopo le scale, no? Cioè questa. Ci siamo, questo è il momento cruciale qua. Pianoforte, notte, sono lontanamente, eccetera, eccetera. Quelle giappe erano molto più bastarda, sì. Questo posto è stato un tempo pieno di scrivanie, ma ora c'è solo un singolo pianoforte. Non farmi dove, non farmi suonare. È un vecchio pianoforte. I tasti sono ancora intatti. Probabilmente è fuori, insomma, è scordato, ma è suonabile. Stavo dicendo i key, stavo leggendo le chiavi. Poi mi sono in tempo capito che parlasse dei tasti. Guarda, che strafalcione meravigliosa che mi hanno segnato su Twitter oggi di un articolo di qualche anno fa che parlava degli ABBA, un'intervista agli ABBA in cui dicevano che a ripensare ai tempi quando erano, insomma, di quegli anni là, una cosa tipo in italiano era sembravamo delle noccioline.
Potete capire probabilmente quale fosse la parola originale in inglese. Sembravamo delle noccioline. E ieri mi hanno segnalato un'altra che c'è in un articolo riguardo a uno scheletro trovato preistorico con una spaccatura sul cranio, probabilmente causata dall'impatto con un'arma contundente che potrebbe essere stato un pipistrello. Vai, tocchiamo il pianoforte. Ah, c'è uno spartito sul pianoforte. Carp streamer. Carp streamer. Un'altra canzoncina per bambini. Ma noi qua ci potevamo venire prima di fare l'esame? No. Perché la chiave stava dentro il manichino per cui servivano i costi degli esami. Ok. E quindi? Mo che ci sono venuto a fare qua? Come l'impressione che mi stia sfuggendo qualcosa ancora. Se ci metto sopra la. No, non lo posso più toccare, sto coso. Il pipistrello mi fa morire un sacco. Vedete le noccioline degli Abba? Ah, ecco qua. C'è la vita, è un cervello. Userò quei meravigliosi cervelli adesso come ingredienti e vivisezionerò. Cosa? Ha detto che ci vivisezionerà per usarci come ingredienti? Userà i nostri meravigliosi cervelli come ingredienti e ci vivisezionerà. Questo non è vivisezionerà, è dissezionare, c'è un termine diverso, però vabbè. Ecco perché ci ha fatto fare quei test. Voleva sapere se eravamo degni di essere ingredienti. Ok. Usava i test per scegliere le prede, così che la signorina Zo agiva. Le teste allineate in quella stanza insanguinata, l'immagine della mia stessa testa che si unisce a quelle, mi appare, insomma, mi appare nella mente più facilmente del dovuto. Passi in avvicinamento. Sta arrivando qualcosa. Tieniti Yasuoka. Sai cosa sta per succedere, vero? Ecco Life. Boss! Quindi l'idol era al sicuro, infatti. Pochi minuti. Qualcosa sta correndo lungo la scala con incredibile velocità. È uno struzzo, dimmi che è uno struzzo. Merda. Dubito che riusciremo a fuggire. In questo caso è la nostra unica opzione. Dobbiamo tendergli un agguato. Ci nasconderemo per avere il vantaggio. Afferro Yasuoka per la mano e corro lungo il corridoio. In quale classe ci nascondiamo? E chi cazzo te ne ricorda, mo'? Allora, nella stanza della musica no, perché c'è solo un pianoforte, dove ti vuoi nascondere? Io mi sarei dovuto ricordare, terza classe, come dire. La terza e la quarta, qual era quella più nascondibile, mo'? Che cazzo ne so, mo'? Tiro a indovinare pure stavolta. Cioè, gli armadietti c'erano. Ma che carina che sei! Cioè, i denti tipo squalo. Abbiamo vinto? Mi aspetto un jump scare da un secondo attacco. Ah, eccola. Che carina, mamma mia, che bel tipo. Sì, c'ha il viso da porco, ma c'ha i denti tipo squalo, tra l'altro. E c'ha tipo due anguille al posto delle braccia.
No, due serpenti sarà, che due cazzo di anguille. Perché le anguille? Da dove cazzo mi sono uscito le anguille? Le zampe sono tipo cervo, qualcosa del genere. È un criptide, è un po' un misto. E poi c'ha le tette reggiseno, perché no? E c'ha una mano infilata in mezzo alle gambe, però. La signorina Zo sorride e scatta in avanti il momento in cui ci vede uscire dall'armadietto. Ti sta avvicinando sulle zampe da struzzo! Ah, le zampe da struzzo, già! Quindi abbiamo in parte uno struzzo, CPS, sei contento? È come se potesse sbalzarci addosso da un momento all'altro. Giuro che non so cosa fare adesso. Sai che forse dovevamo andare invece nella stanza del pianoforte? Perché ci suonavamo le canzoncine durante. Però lei non sa suonare, forse, chissà. Allora, se sta per saltare da un momento all'altro, con le sue zampe da struzzo. L'airbag userei, no? Però lei che gli è domo? Il talismano? Non so che fare, guarda, veramente. Non era efficace. Grande Ashura, ridammelo! Mi guarda stortissimo e urla con la sangue alla bocca che gocciola sangue. Calcio al volo di Miss Zoo. Non era efficace. Quindi gliel'ho parato con lo. Ok, gliel'ho parato col sacco. Ok. Quindi quella era giusta. Quella era giusta. Ma mo? Ok, serpenti. Serpenti non hanno paura. Gli diamo fuoco come abbiamo fatto con l'altro? Con l'etanolo e i fiammiferi? No, aspetta. Non me la dà come combo. Perché? Ah, perché l'etanolo non è quello, l'etanolo è questo. Ok. Yaci, ci ho pensato, però dove ci nascondiamo? È in un posto in cui ti puoi nascondere. Nella stanza della musica non mi ricordavo che ci fossero posti dove nascondere, a parte il pianoforte. Questa mi piace, dai, questa mi piace. Non è efficace? Ah no, però i serpenti. Ah, non è efficace il suo attacco, ok. I serpenti sono confusi dalla massa di fiamme e sono incapaci di mirare. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. E mo? E qua non so che fare però. Come le suoniamo queste, scusami, cioè? Col megafono? E come? Megafono e carpo streamer, fa combo? No. Ma non me la dà come combo, è la canzone dei pesci, ma come la suoniamo che non ci abbiamo niente? Cioè, quello è il mio. A me il megafono. Col megafono vedi, grida col megafono. Potremmo anche provare a colpirla col martello e l'accetta, eh. Banalmente proprio. Quindi secondo me sta roba qua serve nella stanza della musica. Ma con l'idol non ci saremmo mai arrivati, mi sa, a indovinare le domande là. Però sì, effettivamente l'idol cantava. Proviamo a menarla, vediamo che succede.
No, mi ha fermato il martello. No, che succede a cantare, a suonare la canzone? Ma non penso che funzioni perché non c'è il pianoforte. Se faccio così mi fa ripartire dall'incontro dentro la stanza? Sì. Però sta scena qua, non può essere a caso, dai. Dice che nella stanza del pianoforte c'era l'armadio pure lì. Per nascondersi. Beh, se moriamo di nuovo ci proviamo ad andare nella stanza del pianoforte, allora. Capitolo giocato peggio in assoluto questo proprio. Allora, qua il sacchetto della monnezza era buono. E cosa facciamo fare all'altro? Sembra moderatamente inutile. Vediamo che succede a fare cantare. Se cantano, vediamo che succede. No, non può suonare perché non c'è niente. Ok, quindi serviva il pianoforte qua. Mi sa che serviva il pianoforte, allora. Ora moriamo di nuovo e proviamo a tornare indietro e nasconderci nell'altra stanza. Allora, questo era fiammiferi e... Mamma quanto sei brutta! Proviamo un'altra combinazione a caso, ma non credo che... Proviamo a gridare col megafono e alzare il talismano. E allora dobbiamo andarci a inguattare nella stanza della musica, è l'unica spiega. Che è la prima cosa che ho pensato, però mi son visualizzato la stanza. Però a essere onesti, manco nelle aule, ricordavo di aver visto degli armadi, se proprio essere, se devo essere onesto. Quindi forse è irrilevante. Perché siamo in questa stanza? Ah, non siamo manco andati nella stanza della musica ancora, qua. Ma Decide Again, di preciso, cosa fa? Cioè, non l'ho mai capito io. Cosa faccia di preciso come opzione. Cioè, che... Decide Again cosa? Quindi dobbiamo andare alla stanza della musica adesso, ok. Vabbè. Prendere lo spartito. E poi basta, ma poi scattava il combattimento, non era questo. No, sto sbagliando tutto. Era al piano di sopra. Perché sono sceso? Che cretino. Era al piano di sopra la stanza della musica. Vabbè, abbiamo fatto il giro dall'altra parte.
Chissà perché mi sono fatto in testa che era al primo piano. E questa qua stanza la musica, no? Questa abbiamo la canzone del Kid Ebbivo qua. Quindi forse con la. Secondo me nascondendoci qua va meglio il, va peggio il combattimento perché noi li facciamo l'agguato in qualche modo. Però possiamo suonare. Mentre se ci avessimo l'idol accanto lei poteva cantare probabilmente. Clutching at straws, come dicono gli anglosassoni. Cioè mi sto proprio arrampicando sugli specchi. Fogli nell'inventario. No. C'ho gli spartiti, sì. Però non c'ho fogli, c'ho. Perché i fogli per degli esami lì, i test degli esami li ho buttati per allontanare i serpenti. Dai ciccio, dai. Proviamo senza la musica, vediamo che succede. C'è l'armadio pure qua, ma vaffanculo, va. Sono gli spartiti di Twinkle Tinkle dell'altra canzoncina, no? Per questo li puoi usare. Però quando li ho provati a usare nell'altra stanza, mi ha detto non c'ho niente su cui suonarli. Da cui, vabbè, lo dobbiamo andare al pianoforte, per forza di cose. Però io me l'ho fatto in casa, in testa, che nella stanza del pianoforte non ci fosse il modo verrebbe a nascondersi. Su sta cosa il gioco non è esattamente chiarissimo, se possiamo dire. No, qua penso sia irrilevante questa qua, quindi. Oh merda. Perché non c'è il. Ah, non l'abbiamo preso? Il talismano, sì. Cioè, è possibile non prenderlo? Dove cazzo stava il talismano? Era nel buco con. Ah, non dovevamo andare. No, abbiamo saltato la scena in cui tornavi nella stanza col buco e bruciavamo i serpenti là. Abbiamo saltata quella. No, no, il talismano di Ashura, non quelli farlo, quelli di carta del. Mi sa che abbiamo saltato un pezzo, porca miseria. Vediamo che succede, no? Con quel fatto che mi ha fatto risaccarichi, ripartire non so bene da dove, quando ho fatto scegli diversamente. Evidentemente ho saltato un passaggio. Mannaggia a lui. Ah. Dobbiamo distrarla se vogliamo suonare il pianoforte. È un problema questo.
È complicato questo, eh. Questo è complicato, non so proprio come fa. Che lei si sta avvicinando adesso, come la distrai? Mo' arriva qua. Io qua pensavo di suonare la canzoncina di questa qua, Carp Streamer, ma come facciamo? Provo a colpirla, la distraggo e lei suona. Ah, ora si può andare al pianoforte. Ma non devo suonare io, deve suonare lei. Non è capace. Palle. No, non c'è bisogno di distrarla, basta che quando sta troppo vicina. Cioè, mi devo portare la tizia cretina per forza. Cioè, a sto punto del gioco, dove ho fatto tutto sto casino, devo tornare a casa. Cambiare personaggio. Tornare con la cretina. Oh, che palle, signora mia. Ah no, qua scatta l'ambaradan. E mo non possa mi interrompere finché non arriva la fine di sto dialogo lunghissimo. Per cui io uccido il gioco. Scusatemi, facciamo prima. E lo ricarico perché sennò mi devo sorbire di nuovo tutto sto sta manfrina. Allora, certe cose però veramente il legno sti giochi. Quindi mo io devo ricaricare prima di questo salvataggio qua. Andare a prendere il talismano, tornare alla villa, scambiare la vecchia con l'idol e tornare a fare sta cosa. Boh, qual è il salvataggio però? 11:43, questo qua è 30 secondi prima, sarà questo. No, qua siamo già qua dentro. Vafangu! A 11:43 non è. 11:45:06. Ma... 11:41:46, questo sarà prima. Questo è... Ah, ok, questo era quello nel buco. Qua abbiamo già preso il talismano? Direi di no. Qua è prima di dare fuoco al buco, ok. Idol deve schiattare, insomma, mi sa di sì, eh. Mi spiace, ci piace. Esce il talismano, torniamo alla villa. Ma manca la vecchia, sa... Sa suonare il pianoforte. Che cazzo. Quindi mo noi scendiamo le scale. No, ho sbagliato. Ero già al piano di sotto. La confusione a volte. Lo staff è al piano terra. Okay. Esatto. Poi andiamo avanti di due. Di tre. Poi usciamo.
Torniamo alla villa. Ci portiamo lei. Ritorniamo là e andiamo alla stanza della musica. Stanza della musica che è la prima salendo le scale di qua, no? Fatica però, mamma mia. Allora. È questa, no? Ok. Mo' per amor del cielo, prima di raccogliere qualsiasi cosa, salviamo. Facciamo un salvataggio nuovo, fanculo. Tanto quanto spazio potrà prendere i salvataggi di sto coso. Prendiamo, ho spartito della canzone della carp. Ok, e ci siamo. Che fa spaventare i maiali. Ma nelle tue ricerche prima, CPS, hai capito pure perché bisognava scegliere quelle canzoni lì? Il fatto che i maiali si spaventino con questa cosa dei pesci qua. Ok, dovremmo esserci adesso. Non diceva nulla al riguardo. Ok. Fatto, se non mi sbaglio, sto gioco lo giocò una tizia che ogni tanto seguo su YouTube, che si gioca pure le queste robe giapponesi assurde. Mi ricordo che era nella lista delle sue playlist, non l'avevo mai visto perché mi aspettavo di giocarlo prima o poi. Mi vado a ricercare il walkthrough, voglio capire se... Perché forse lei l'ha giocata in giapponese, perché sta tizia l'ho conosciuta perché faceva una cosa meravigliosa. Lei si giocava tutti questi giochi giapponesi quando non erano ancora arrivati in Occidente. Li traduceva in tempo reale perché lei stava in Giappone e conosceva il giapponese. E in più editava i video a schermo mettendo le traduzioni in inglese sopra ai testi giapponesi. Era un lavoraccio assurdo. E quindi mi rimase impressa, l'ho seguito diversi, ho visto diversi suoi video. Devo andare a vedere se l'ha appena giocato, voglio arrivare a sto punto qua, perché voglio capire se c'è magari il testo originale, sono curioso adesso. Si chiama Gigi Gabe, credo lei, come nick. Sta pure su Twitch, mi sa. Però credo sia tornata in America, non sta più in Giappone, credo. Però la fatica, cioè il lavoraccio infernale che c'era dietro quella cosa. Allora, sacco di monnezza sicuro, fuoco infiammabile e compagnia bella, poi uno lo distrae con una martellata e l'altro suona la canzone della carpa e poi vediamo che succede dopo, che non ho... a quel punto non ne ho idea. Sto capitolo l'abbiamo giocato a cazzo di cane. Forse in inglese è anche la versione giappo. No, era in giapponese. Lei il giapponese lo conosceva bene, per cui lo traduceva in tempo reale, quindi registrava giocando, faceva il walkthrough, no? Però poi dopo si metteva lì ad aggiungere, ad editare il testo a sto scherzo di impressione. Almeno con un paio di cose che ho visto. L'ho visto giocare quel giochino della bambina di notte che si aggira nella villa, nella cittadina di notte, ci sono i mostri, che è Yowamari. È un altro gioco degli stessi sviluppatori. Però diverso come struttura. Quelli ricordo di averli visti. Allora.
Non so cosa farle fare all'altra. Nel mentre. Spargi della roba a caso, dai. Il link che hai messo tu su Discord, i test erano Jap con sopra i sub indie fatti da lei e legge pure ad alta voce il Jap. Ah sì? Ah, me l'hai linkato su Discord? Sì, è lei. Ah, è coincidenza, guarda un po'. Quindi è esattamente ciò che dicevo io di fare. Grazie GPS, dopo lo vado a vedere. È lei, è lei. Ok, sacchetto della monnezza l'abbiamo fatto. Ah, è anche l'unica che ci ha giocato, ok. Allora, adesso abbiamo... Sono un cretino. Ho usato questa cosa qua. Per qualche motivo mi sono dimenticato che era un uso singolo. E quindi ho sprecato la cosa di usare. Vabbè, buttiamo una cosa a caso e tanto moriamo. E rifacciamo. Mi sono distratto troppo. Eppure l'ora non... Che cretino, eh. Vabbè, usiamo il talismano, che te devo dire. Almeno adesso ci fa ripartire da qua. Vedi, face the spirit again. L'ultimo salvataggio è questo, decide again, non ho la minima idea di dove mi porti. Sì, ho letto dopo, ma perché quando l'abbiamo versato nel tu... Nel foro, nel muro, non me l'ha tolto, capito? Perché mi è venuto in mente in capo a me, allora è infinito, no? Però c'era il numeretto lì, cioè in quella situazione lì non è infinito. Ciao, possiamo fare? Guarda, Omo mi ha riportato tipo mezz'ora indietro, non so. Quindi non ho idea di cosa, cioè, di come funzioni qualcosa. Venne il dubbio che mostrare il talismano non sia un'ottima idea, però a sto punto... Ha risolto il mistero? Smart pigs push fish back to the river. Poi controllo pure questo. Ok, abbiamo confuso col fuoco. Cerchiamo di stare un attimo concentrati. Ora qua io la martello e lei mi canta questa qua. Carp streamer. Ci siamo, no? Una battuta. Ok. Che canzone.
Succede qualcosa? Ah, si è rigidita come se fosse paralizzata. È debolita, devo dare il colpo di grazia. Ma non so quale sia! Ce la pigliamo ammazzate, come l'ammazzo questo? Io sarei propenso a menarla perché adesso è paralizzata, però... E lei la facciamo menare pure a lei? Vediamo che succede. Solo un goccio di sangue ne esce. No, 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 non va bene. No. Le braccia di serpente si agitano da sole come se fossero impazienti per il suo loro ospite immobile. E siamo morti di nuovo. Sono avvolti intorno al mio collo, stingono così forte che non riesco a respirare. Siamo morti, ok. Si muore con un colpo e fammi campare un po' di più. Ma il talismano, non ho capito proprio il senso del talismano. Ah, cazzo, io sto leggendo soltanto gli oggetti, devo guardare gli appunti. Che cretino. E magari lì c'è scritto qualcosa. Negli appunti, quelli proprio del caso. E bruciassimo il talismano? Del grande Ashura? Ok, qua non ci dice niente. Ah, c'è scritto tutto qua. I serpenti reagiscono al calore, la musica è molto usata per controllare gli animali. Ho sentito che i rumori. Il megafono sarà allora. Rumori forti a breve distanza possono essere mortali. E il megafono sarà, che cazzo. Sarà il megafono. La faccia mia, che papiello.
La giornata dei bambini, le famiglie con i bambini, specialmente i ragazzi, vabbè, questo lo sapevo. La festa delle bambole, dei bambini, quando mettono quelle specie di bandiere a forma di carpa. Questo lo sapevo. Però i maiali, non capisco. Ah, infatti, collegamenti con gli ali zero. Io andrei di megafono, sai. La carosco. Ah, canzone e megafono. Beh, tanto male non ci può fare. Vabbè, le faccio suonare per finta. Non voglio usare il talismano. Ho il terrore che possa avere effetti deleteri in futuro. Tanto qua servo solo io col sacco di monnezze. Non mi dà la combo, però secondo me la chiave è questa, proviamo. Urlo più forte che posso nel megafono. Il corpo intero di Miss Zo si contorce. Come una marionetta qui sono state tagliate insomma, i fili, pezzi del suo corpo si trasformano insomma, in massa inerte e cascono sul pavimento. Tutto ciò che resta è l'orribile fetore di fluidi corporei e di sangue nell'aria. La domanda è: mo, abbiamo vinto o abbiamo vinto? Brucia il talismano era l'altra alternativa che avevo detto prima, però sta cosa del mega, leggendo gli appunti, mi sembra abbastanza palese che fosse il mega. Ce l'abbiamo fatta, non lo so ancora. Io ce l'ho fatta, tu non lo so ancora, cara mia. Il marchio è sparito, sì. Il mio c'è ancora, chiaramente, quindi non è manco finita là, il gioco. Quindi ci sono altri spiriti in questa città? Il mio sguardo è chiaramente, insomma, è evidente. Ai mi fissa come se volesse scusarsi. Mi ci sono abituato. Sono solo felice che tu e Yasuoka siate al sicuro adesso. Signor Tony Pizza. Ah, signor Tony Pizza. Comunque mi chiedo cosa sia. Questa è la roba che gli ha rubato, che ha rubato la tizia. C'è un foglio piegato sul pavimento dove è svanita Miss Zo. Una vecchia mappa. Illuminandola con la torcia, la prima parola che vedo è esercito. È quello che è stato rubato alla signorina Hiro? O darsi. Rimetto la mappa nella borsa. Poi finalmente diciamo addio alla stanza della musica e al suo odore di animali e profumo. Aia, aia, aia. Oh, aspetta un secondo. Che c'è? Voglio prendere quello spartito. Salutate, salutate l'idol, ragazzi. Un promemoria della mia musica che sconfigge il male, lo sai, potrebbe fare grande ispirazione per una nuova canzone. Ciao, Ai, è stato bello. Non è stato nemmeno bello, ma un po' mi dispiace. Non vorrei trattenermi qui. Sì, ci metto 2 secondi. L'ultima che l'ha detto. Ehi! Ai scatta via nella stanza della musica prima che possa dire niente. Cacchio. Fa quello che vuole. Christy era uguale. E così è questo che succede quando diventi famosa? No, sono ingiusto. E vabbè.
Ce la siamo giocata. Che cazzo che ho sbagliato, mo qua? Dovevo usare il talismano invece. Allucinante, oh. Non se ne salva una. Una non se ne salva. Ma porca troia. Apriamo sta porta. Non si apre. Che succede? Ai. No, non può essere. Ai. Colpisco la porta più volte cercando di sfondarla, ma non si muove di un centimetro. Ormai sono familiare con gli spiriti e sta succedendo qualcosa di soprannaturale. Mi sento completamente impotente, come se cercassi di distruggere una porta d'acciaio a mani nude. Ma continuo a picchiare con i pugni. La soluzione diceva altro, in effetti. E che diceva? Che palle, Madonna. La dovremmo fatta a pezzi, chiaramente. Minchia, proprio maciullata. Ma vaffanculo, la prima idea che avevo avuto. Ma non vale però. Il gioco ti svia però, va a cagare, cioè. Cioè, questo non l'accetto granché, perché l'avevo pensato io, se vi ricordate, avevo detto proviamo a bruciare il talismano. Poi sono andato a leggere negli appunti c'era scritto un rumore molto forte, pare sia mortale a quella distanza. E quindi ho capito, vabbè, allora mi stai dicendo di usare il cazzo di megafono, però. Sarei tentato di ricaricarla, guarda, questa cosa. Ho tentato di ricaricare, guarda. Ma stavolta non è colpa mia, GPS. Mi sento quasi innocente. La rabbia si solleva dentro di me come una tremenda violenta tempesta. Dai, la metto ai voti, ricarichiamola. Perché sto rosicando, perché era l'idea che avevo avuto prima di fare sta cosa del megafono. Maledetta loro. Puoi rifare. No, devo uscire a ricaricare, non posso rifare. Che adesso. Questo adesso comincia il dialogo che va avanti alla villa, tutta la spiegazione, tutto il resto, e poi possiamo salvare. E quindi devo chiudere il gioco e ricaricare. Ricaricare l'ultimo salvataggio, è l'unica. Che dite? Chi cazzo torna da solo in una stanza in un posto del genere? Vabbè, ma pure gli altri così sono morti così, eh. Pure la prima tizia è tornata nella scuola perché doveva andare. Aveva perso il portafoglio, tipo, una cosa del genere. Ma chi se ne fotte del portafoglio? Abbiamo appena. Siamo appena usciti da una scuola infestata di demoni, assassini. Che ci avrai nel portafoglio? C'hai 13 anni, 14 anni, cioè. Vabbè, ricarichiamo, ho deciso. Ricarica, va, ok. Sono rimasto troppo male questa cosa, no? Perché cioè, non ci fossi arrivato io per. Non ci avessi pensato, non avrei ricaricato come ho fatto prima. Però sto giro mi ruga. Mi ruga proprio. Tutto è fatta. Cazzo, l'1:10, sono 3 ore e un quarto che andiamo avanti. Poi devo solo capire qual è l'ultimo salvataggio, se è questo effettivamente, ma dovrebbe essere. No, ricarichiamo, uomo, ricarichiamo. Devo solo uscire, no? Ho già fatto tutto. No, avevo fatto tutto. Devo prendere ancora il trailer, cosa da qua. Ah, che palle proprio di risorbire tutta sta parte, mo.
Chiaro, se non avessi saputo la soluzione non avrei pensato di ricaricare, però sti cazzi, dai. L'ho chiesta io una volta tanto. Pazienza. Boh, magari lui ti suggerisce la soluzione più facile. Che in effetti pure il cazzo di razzetto segnalatore lì che abbiamo usato contro il primo aspetto era segnalato negli appunti. Quindi evidentemente lui ti dà la soluzione facile. Devi essere tu a trovare ragionando la soluzione migliore invece. Sì, è Homo, è quella. La sequenza. Quindi è così, cioè il gioco ti dà una soluzione, te la suggerisce, però in realtà quella non è la soluzione migliore. Almeno credo, cioè l'unica spiegazione. Però per dire, il tizio delle api invece. Beh, no, lì quello è quello che mi è piaciuto di più, perché quello me lo sono ragionato tutto dall'inizio alla fine. E se gli dessimo il talismano comunque in mano, vabbè, uguale. Ah, vedi? Dice che serve a qualcosa dare il talismano a lei. Invece di farle fare una cosa a caso. Che è quello che avevo pensato di fare all'inizio. Allora. Non te la dà come combo, quindi magari è rilevante, però a sto punto. Vabbè, il resto è quello che sapevamo. Ha già preso? Se tocca a lei. E questo devo fare adesso, no? Sì. Ok. Mi sento urla quando vede che il talismano va in fiamme. Si aggrappa a me. Ah, però in effetti sai che abbiamo. Quando distruggi lo strumento, cioè il simbolo del suo potere, diciamo, vinci, diciamo, liberando lo spirito più che distruggendolo. Forse quello è il senso della cosa. Perché pure con il tizio delle api, noi l'abbiamo fatto morire avvelenandolo come si sono avvelenati gli altri membri della setta. Quindi lui finalmente ha potuto riunirsi, diciamo, ai suoi fratelli della setta morendo allo stesso modo, alla sua famiglia. E quindi in questo modo, diciamo, abbiamo come se l'avessimo aiutato. La terza via? No, basta. Ma non me lo rigioco, no, per carità, no. Già questa è un'eccezione alla mia in generale. Prestati assieme, il mio sudore, insomma, si mischia con i suoi fluidi corporei. Che schifo. Il talismano di Asura Aizen si disintegra nella mano di Miss Zo e si sparge nell'aria. I suoi occhi mi bloccano sul posto con le loro furie intense. Come hai usato? Non è finita! Come hai usato? Grande Shura!
serpenti si attimono per attaccare, ma le loro zanne affondano dentro di lei. Sì. Nel torso di Mr. Zoo. Perché? I serpenti stanno pasta fisica, sarà fisting. Sui luoghi dove ha toccato la mia pelle. E per via del mio odore umano, divorano il suo torso, l'unica parte di lei che è umana, e lei squittisce di gioia. Che bello. Vedi, è bianco però là. Non è rosso l'effetto quando muore. Dopo aver consolato i loro ospiti, le braccia di serpente si staccano e cadono al suolo. Agitando il loro corpo mozzato, svaniscono nelle tenebre. Non percepisco più Miss Zoo. Ce l'abbiamo fatta? Tornata normale, Mark è svanito. Adesso vatti a pigliare il cazzo di spartito, ma vedi di non morire male pure stavolta. Ok, da adesso in poi di nuovo diciamo zero suggerimenti, grazie. Siete stati un pubblico meraviglioso. No, no, lo prende, ma secondo me lo va a prendere, ma torna e non muore, secondo me. No, no, credo che lo vada a prendere comunque. Hai visto? Ma vaffanculo, vai! Ai, schizza fuori dalla stanza e si aggrappa a me. Che è successo? Un serpente è caduto dal soffitto e mi ha colpito sulla spalla e scivolato lungo la mia schiena. È quasi in lacrime. Toglimelo da dosso! Ok. Insomma, le guardo sulla schiena mentre si aggrappa a me. Non ti pigliare passaggi. Non c'è niente. Eh? Non c'è niente, puoi, insomma, puoi tranquillizzarti. Se mi stringe il collo è difficile. Oh. Scusa. Ma dicevo la verità. Ho sentito qualcosa. Forse è caduto mentre scappavi. Quindi hai preso lo spartito? Oh, sì, fatto. E infatti abbiamo. Miss Zoo salvata, mo mi ha dato la cima. Scusa per l'attesa. Madame Yasuo che Miss Hiro ci stanno aspettando. Torniamo a casa. Ma il suo riferimento al fisting, dato che aveva un pugno serpente tra le cosce, ha pure detto feel so good. Un riferimento qua. L'ha detto mentre veniva masticata viva. Su, andiamo. Stiamo sempre a pensare male, però, che diamine. Vai tra Antonio, ho guardato solo quello, voglio sapere anch'io come va a finire guardando qua. No, no, tranquillo, non lo dicevo per quello, dicevo in generale, adesso basta suggerimento. Niente, è proprio scemo, lo sapevo che bleffava a stare imbambita. No, è proprio scema, scema. Torniamo alla villa. Qui c'è ancora almeno un altro capitolo che penso sarà l'ultimo, però che cazzo. Siamo a 15 ore di gioco. Ehi, siamo tornati! Oh, ben trovata. Credo di doverti ringraziare, il mio marchio è sparito. Ah, il mio c'è ancora! Suka! Insomma, non è che io creda che mi uccida o chissà che. Non mi dà alcun fastidio, certo. Quindi a te ci vediamo domani al prossimo caso, eh. Fa la tipa dura, ma. Non, ma sta stringendo i denti. Più importante, signor Tony Pitts, Zukawa aveva qualcosa su di sé? Vuoi dire questa? Tiro fuori la vecchia mappa dalla borsa. Sì, è questa. È un importante. Come dire, ricordo di famiglia.
Iroh mi strappa la mappa dalla mano senza nemmeno ringraziarmi. Oh, Immagino che ti meriti una ricompensa. Prendi questo. Prende un quaderno viola dalla sua, dal suo camice. Il colore è diverso, ma vabbè, è praticamente simile a quello rosso che abbiamo trovato nel rifugio. E il diario di Zukav era nella sua camera. Sembra che fosse ancora sana di mente quando l'ha scritto. 6 o 7, capito? E questo è il bambino, api. È il quarto questo, ci sono altri 2 o 3, ma stiamo scherzando? Ma quanto dura? 40 ore sto gioco. Sembra che Miss Zo fosse interessato in questa ma sua mappa, Miss Iroh. Cosa ce ne puoi dire? Ma puoi dircene qualcosa? No. È semplicemente una mappa del tesoro. Beh, ora voglio sapere ancora. Cioè, adesso sono più curioso di prima. Avremmo dovuto guardarla prima. Effettivamente siamo stati due coglioni a non guardarla. L'orologio risuona. È quasi l'alba. Tutti dovremmo riposarci. Prendi una stanza qualsiasi a secondo piano. Prendete, che ovviamente immagino siano le due tizie lì. Grazie, perfetto. Inoltre, Aya e Yasuoka, voi ma domani mattina ne dovete andare. Non c'è motivo per voi di restare qui ora che il marchio è spagnito. Oh cavolo, mi stai dicendo di andarmene e lasciare te e la signorina Eroe qui da sola? Non scherzare. Sai, ha specificamente richiesto la mia assistenza. Le sono grata davvero, ma coloro che sono fuggiti al marchio devono tornare alle loro vite normali. È il desiderio, l'ultimo desiderio di Saya Kujo. E anche quello di Mary. Ma Yasuoka. Però potresti aiutarmi in un altro modo. Sono sicuro che conosci altre persone nel campo del sovrannaturale. Puoi fare una ricerca sul marchio con la tua conoscenza e i tuoi legami? Indagini come queste sono al di là delle mie possibilità. Non ne so niente sugli spiriti. È l'unica cosa che mi viene in mente. Se Mary fosse ancora qui sarebbe diverso, ma. La suoca mi fissa in silenzio. Io la guardo negli occhi senza voltarmi. Vabbè. Lascerò, come dire, il lavoro a voi giovani, il lavoro di forza, insomma. Farò il possibile per aiutarti. D'altro canto, se restassi qui, sono sicuro che la signorina Ai vorrebbe restare anche lei. Conto su di te. Certo, non ti lascio, non ti abbandono, non ti deluderò. Ormai lei l'ho mollato, tutti tu si danno. La sua voce e la sua postura trasudano sicurezza e affidabilità. Sono sicuro che sarà uno dei motivi per cui ha così successo come indovina. Comunque, per oggi vado a dormire, queste vecchie ossa sono stanche. Buonanotte. Mollami vecchiaccia. Prendo la vecchia! Andiamo a dormire, ma appena mi fa salvare, chiaramente. Sei sicuro che starei bene senza me e la Madame Yasuoka? Ma senza te, guarda, sicuro come al 100%. Sì, sono arrivato fino a qua, me la caverò. Sono sopravvissuto fino a qua, me la caverò. Come dire, un senso di inquietudine comincia a crescere dentro di me, ma lo spingo via, lo spingo giù e mi sforzo di sorridere. Non posso lasciare che si preoccupi per me. Ok, allora mi fiderò di te. Ma farei meglio a promettermelo. Quando il tuo marchio sarà scomparso, verrai uno dei miei concerti, promesso? Se mi dai il pass per i VIP, ciccio. Certamente, ti farò avere un posto in prima fila. Ok, vado a dormire, insomma, vado su. Buonanotte. Prendo la vecchia, esatto. Abbiamo interrotto la scia di sangue delle ragazzine, imbrogliando. Ma imbrogliando fino a un certo punto, io sapete che io su queste cose sono molto pignolo, però. Cioè, rosicando più che imbrogliando, perché cioè, ci avevo pensato e mi è rimasta qua sta cosa. Quindi dici che devo restare qua? Non che mi preoccupi. Ah, ma il raggio di sole che sei tu, figlia mia, eh? Non mi avevi detto di non credere nel marchio perché non è scientifico?
Ovviamente non crederei mai a una sciocchezza del genere, ma è anche vero che non ho trovato nessuna prova che lo neghi. Ah, attenzione. Ma l'onere della prova, effettivamente, è in chi fa l'affermazione, ciccia. È la signorina Yagoka e la signorina Ai. Ah, il loro marchio è scomparso sul serio, quindi ho deciso di restare qui e vedere come funge succede. Tutto qui. È la verità. Sta disperatamente provando di nascondere il fatto che è spaventata a morte dal soprannaturale. Ah, bene. Ti devo un favore per avermi salvato, quindi ti dirò qualcosina. Può essere collegata al marchio in qualche modo. Parli della mappa? Sì. Ma povera, ce l'avete tutti con lei, lei dice? È un po' antipatica, diciamo. O dici la idol? No, la idol è stupida come un. Sì, poi è completamente idiota. Cioè. E devi stare nella parte, è vero, sì, è vero. Cioè, c'hai ragione anche tu. Non aiuta, però. Cioè, perché sarà che il tipo dell'idol kawaii mezza cretina mi irrita. Quindi, probabilmente si trova. Ah, è la mappa del rifugio sotterraneo dove ci siamo stati l'altra volta. E si trova perché lì abbiamo trovato l'altro quaderno della tizia. Che ci sta nascosto? Scopriamo che ci sono le radiazioni che creano i mostri. Non so perché cercassi una vecchia mappa di una struttura che sarà vecchia di 50 anni. È un segreto. È possibile che ciò che ha trasformato Tsukavo in un mostro e là sotto in quel rifugio. Attenzione, radiazioni confermate. In che senso? Ti ho già detto che non ti darò altri dettagli. Sono stanca, quindi vado a dormire. Hiro si dirige al piano di sopra, alle camere da letto. La conclusione della nostra conversazione ancora come dire, mi vortica in testa. Il rifugio, l'esercito, Tsukavo che si trasforma. Il déjà vu che ho sentito giù nel rifugio. Che significa? Esperimenti segreti dell'esercito? Non serve a niente. Il mio cervello è così stanco che le parole non fanno che ripetersi una dopo l'altra senza senso. Non riesco a mettere in ordine i pensieri. Farò meglio andare a dormire per oggi. E ci andiamo a dormire pure noi. Salviamo. Bah, capitolo un po' faticoso, più feroce degli altri, secondo me non al 100% per colpa mia. Che alcune cose era proprio da tirare a indovinare. Quindi verso e quindi però l'unica cosa che avevo capito non la stavo facendo, per cui boh, ammazza se parlo, ma tutto sommato è una visual novel, quindi parlano, sì. Bella gente, veramente vi voglio bene come dei fratelli, per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Andiamo avanti domani a sto punto, se non scatta finalmente un Monster Hunter, se non riusciamo a organizzare un Monster Hunter manco domani, ripieghiamo su questo. Sì, i testi quasi tutti a casaccio, tranne poche cose. Boh, capitolo meno che mi è piaciuto di meno questo in assoluto. Boh, buonanotte, bella gente, davvero. Alla prossima!